Grazie che avete cominciato la registrazione. Allora, buongiorno a tutti. Si può ricomprendere l'esame delle osservazioni dalla 597, se ben ricordo. L'Antonella non c'è stamattina. C'è Ah, Stefano. Stefano Antonella in ferie. Sì, buongiorno. Buongiorno. Non so se Stefano è pronto. Sì, non so se riuscite a condividere. Allora, intanto io leggo l'osservazione. Allora, si tratta di una previsione già inserita nel piano operativo, in particolare è la previsione TR 4.2, rispetto alla quale sostanzialmente viene avanzato un problema di riequilibrio economico rispetto al rapporto fra le facoltà edificatorie concesse e la parte perequativa della previsione. E sostanzialmente la conclusione è che l'unico modo, ad avviso dell'osservante, per riequilibrare la previsione è quello di rimuovere il vincolo dell'edilizia convenzionata, consentendo la realizzazione della nuova edificazione in modo, diciamo, non appunto convenzionato a forme di edilizia di interesse pubblico e sociale. Questa esigenza di riequilibrio, secondo l'ufficio, può essere parzialmente accolta. Vediamo in che termini. Allora, la prima cosa che balza all'occhio, lo vedete, è una lieve diminuzione della parte pubblica a vantaggio della superficie fondiaria. Poi possiamo scorrere la scheda per andare a vedere i parametri. La superficie territoriale è in diminuzione sicuramente perché ce lo ha indicato l'osservante, cioè qual è l'effettiva superficie territoriale. Vedete, viene dato un po' più di spazio per la superficie, per l'edificabilità. Vengono dati 350 metri quadrati in più, ma come spazio fisico, perché invece la superficie edificabile resta la solita. Ma siamo nella scheda giusta? Qual è la scheda che state discutendo? C'è qualcosa che non mi torna. È la TU, te hai fatto vedere la TU 4.2. Ah, invece è la TR 4.2. Non è la TU, è la TR. Ecco. Ora mi torno. La riguardiamo un po' tutta, perché infatti non ci capivo nulla dall'inizio. No, la riguardiamo sì. Allora, partiamo dalla planimetria, diciamo, della previsione urbanistica. Partiamo di lì. Ecco, questo è l'adottato. Ok. Mi sembra che dal punto di vista del disegno non sia cambiato niente, se non vado errato. Andiamo a vedere i parametri e poi casomai torniamo sul disegno. Allora, vabbè, intanto è stato inserito area A, area B, che non era insomma indicato, per distinguere bene le aree in questione. L'area B dovrebbe essere quella di atterraggio, forse, ora non me lo ricordo.
Ah no, perché chiedo scusa. Scusa, puoi tornare ai parametri, Stefano? No, allora, nella previsione originaria, per quello che vedo, tutto l'intervento si concentrava in un'area. Ok? Torniamo sopra a vedere l'immagine. Quindi all'inizio tutto si concentrava in questo ambito. Lo conoscete, sono l'ex alluminio, no? Le ex aziende che facevano l'alluminio. Siamo in via Sterpi, via Fonda, eccetera. Quindi all'inizio tutto l'intervento si concentrava su quest'area. Poi l'osservante ha chiesto sostanzialmente due cose. Ora, l'osservazione poi articolata, ma insomma ha chiesto due cose. Una, la possibilità in parte di spostare dei volumi in un'altra area, e dopo andiamo a vedere qual è, ok? E l'altra, un allentamento del vincolo relativo all'edilizia convenzionata. Quindi intanto andiamo a vedere i parametri nuovi, poi andiamo a vedere l'area chiamata B. Allora, l'area B è un'area che ha una superficie complessiva di 2700 metri quadrati. Di questa superficie complessiva, 2500 sono lo spazio che viene offerto per l'edificazione. In quest'area B, questo è il punto poi, diciamo, fondamentale a livello, diciamo, di valutazione urbanistica. Nell'area B, vengono previsti, lo vedete, 200 metri quadrati di edificabilità di carattere residenziale. Mentre nella superficie, nell'area A, l'originaria edificabilità era 4.000 metri quadrati e viene ridotta a 3.000. Scusa Simone, Ora c'è qualcosa che non torna non mi qui. torna, No, infatti. non torna. Qui c'è un problema, secondo me, di dato, nel senso che forse, però qui Manuela va appuntato, Fabrizio non c'è e va sentito lui. Secondo me, a occhio, poi posso dire anche una sciocchezza, qui c'è un errore, nel senso che probabilmente i 4.000 adesso si distribuiscono, immagino io, 3.000 nell'area A e 1.000 nell'area B, con il che tornerebbe, perché credo, poi questa è una verifica che deve fare l'ufficio. Con il che tornerebbe perché le unità residenziali, vedete che erano numero 48, tutte concentrate originariamente nell'area A, adesso verrebbero, diciamo, un aumento di alcune unità immobiliari, spalmate 36 sull'area A e 18 sull'area B. Quindi, in buona sostanza, l'aspetto perequativo, diciamo, avrebbe due versanti, no? Un versante è quello di un aumento delle unità immobiliari. Di 36 più 18 sono 54, erano 48 e quindi c'è 6 unità immobiliari in più. E l'altro, diciamo, aspetto di carattere perequativo, cioè, scusate, di vantaggio, diciamo, rispetto alla previsione di partenza per la proprietà, diciamo, è poter collocare una parte di questo volume in un'area ulteriore, riducendo, vedete, da 48 a 36 e riducendo di 1.000 metri quadrati l'edificabilità dell'area, diciamo, di partenza. Andiamo avanti. Allora, vedete, nell'area A è stato precisato che nell'area A è stato precisato che c'è la possibilità di demolire e anche fare un atterraggio. Nell'area B, scusate, c'è la possibilità di demolire per far atterrare una parte dei volumi. E nell'area B
è previsto ovviamente l'atterraggio. Ora l'unica cosa che non mi torna, si può tornare sopra ai parametri? Oh, no, questo diciamo è rimasto uguale. Vedete, era prevista, vi ricordate qui, la possibilità di 700 metri quadrati di commerciale legati però a un eventuale trasferimento dell'attività commerciale media che esiste già su Camaiore. Vedete, vi ricordate, l'asterisco è questo qui. La suddetta superficie edificabile commerciale al dettaglio e quella direzionale di servizio possono essere in tutto o in parte tra loro equiparabili. No, non è questo, non è questo, scusatemi, perché questa è un'osservazione molto complessa. Lì è sempre quella lì, mi sembra che va bene, con esclusione della media struttura di vendita alimentare, fatte salve la possibilità di trasferimento. È giusto quello che stavi leggendo, penso. Però c'è qualcosa, ci puoi tornare un attimo, Stefano, fermati in quel punto lì che torna su. Stefano, su. E dove c'è, ferma lì, fermo lì. La suddetta superficie edificabile commerciale al dettaglio e quella direzionale di servizio possono essere in tutto o in parte tra loro equiparabili, con esclusione della media struttura di vendita alimentare, fatte salve le possibilità di trasferimento indicate al successivo comma. Ok? E questo era già previsto. Per me torna tutto questo. No, c'è una cosa che non torna, che nell'area B, vedete, nell'area B è previsto direzionale di servizio per 700 metri quadrati, ma poi non torna rispetto al fatto che si prevedono 18 unità residenziali, no? Cioè, questo va un po' capito meglio. Scusa, ma lui un po' fa un po' il residenziale, un po' commerciale. Allora, nell'area A, un po' commerciale. Nell'area A sì, va bene, nell'area A sì e non ci sono problemi. Aspetta, aspetta Riccardo, nell'area A sì e non ci sono problemi, nel senso che era già previsto prima ed è confermato, no? Semplicemente, vedi, viene precisato che è l'area A. Nell'area B è prevista, ma io qui c'è qualcosa che non mi quadra, nel senso che non vorrei fosse un refuso, perché sembrano altri 700 metri quadrati uguali di direzionale di servizio, e però non riesco a capire poi, perché vedi ci sono questi 200 metri quadrati che non tornano. Con il detto che è sbagliato, no? Perché se no ci possono venire 18 unità immobiliari. 18. No, allora, almeno che la norma non si legga diversamente. Qui ci vorrebbe Fabrizio, e però va, secondo me, spiegata, va scritta un po' meglio. Guarda, cioè, che tra pochino si collegherà Fabrizio, E allora, mi ha mandato un messaggio che si collegherà. Andiamo avanti, si guarda dopo. No, perché scusate, è fisso questo concetto per poi domandarlo a Fabrizio. Può anche darsi che i 200 metri quadrati, seguitemi nel ragionamento, siano semplicemente un volume aggiuntivo, no? E che quindi le 18 unità immobiliari possano risultare banalmente dal trasferimento di una parte della volumetria che è molto consistente su quest'area B. Cioè ci sta che i 200 vogliano dire che gli si dà 200 metri quadrati in più, diciamo, rispetto al volume di partenza. Con il che però non è molto chiaro, quindi aspettiamo Fabrizio e questa la riguardiamo con lui, perché è un'operazione molto complessa e va vista bene, ok? Appena si collega ci torniamo, va bene? Allora, osservazione
598. Si tratta di una richiesta di impegno di suolo nella frazione di Ponte Mazzori, che contrasta con la legge regionale e col piano strutturale in ragione del fatto che siamo nel territorio rurale, un impegno di suolo a destinazione abitativa. Vediamo. Quindi vedete, l'area è quella cerchiata di rosso e siamo nel territorio rurale. Cioè, non ho capito bene, ma dove siamo? Stefano, fermati. Allora, questo che vedi sulla... Eccolo lì. C'è un inquadramento... Oh, ecco, l'ho capito io dove siamo. Vedi, Riccardo, c'è scritto San Lorenzo a sinistra. Lo vedi? Ponte Mazzoli. No, siamo a Ponte Mazzoli, questo l'ho detto subito, però per fargli capire dove è Riccardo, lo vedi che c'è scritto San Lorenzo a sinistra Sì, Riccardo? Questa praticamente è, quest'area qui è sulla strada che dal paese, vedi, porta a San Lorenzo, ok? Vedi, il paese è quello a destra in alto, poi c'è questa strada che viene giù e poi va a sinistra e porta, diciamo, nella zona in questione, eh? Quindi siamo nel territorio rurale, insomma, vedete, il limite del territorio urbanizzato è lontanissimo, e quindi ovviamente per legge non è ammessa l'edificazione residenziale. Ok? Poi, osservazione 611. Allora, questa è un'osservazione che un cittadino terzo fa sulla scheda norma TR 3.3 Piazza degli Alpini, via del Paduletta a Capezzano, di cui discutemmo moltissimo in fase di adozione. Lui dice che se leggo bene, lui dice che avrebbe collocato il parcheggio in fregio alla piazza e non sul retro, diciamo, della previsione edificatoria. Vedete, posporre il parcheggio aree di sosta corredati di verde attrezzato previsto su via del Paduletto dal retro del futuro edificato sul fronte dello stesso. Noi abbiamo fatto, vi ricordate, un'altra valutazione, cioè che lì è una piazza e ci potesse stare una quinta rappresentata da un bel edificio. Abbiamo anche previsto che il parcheggio possa essere collegato alla piazza attraverso una galleria nell'edificio e quindi c'è un'istruttoria di non accoglimento. Dopodiché viene precisato, e questo vale per ogni scheda norma, che quelle sono localizzazioni di carattere indicativo e che quindi attraverso il piano attuativo il Consiglio Comunale, quando valuterà il progetto nella sua scala di dettaglio, potrà anche, diciamo, decidere di collocazioni diverse. Quindi, se poi nel concreto il progetto non fosse soddisfacente, facciamo l'ipotesi in cui, no, diciamo, quello che ci eravamo immaginati poi nel concreto invece non si traduca in un progetto soddisfacente, il Consiglio Comunale potrà prevedere altre localizzazioni, diciamo, nel rapporto fra spazio pubblico, parcheggio e superfici fondiarie. Perché questo passa dal Consiglio Comunale, perché è un piano attuativo, siamo sicuri, sì, eh. Allora, per la verità, qui c'è scritto progetto unitario convenzionato, piano attuativo c'è scritto nell'istruttoria. Che no. E io metterei piano attuativo qui.
Così accogliamo in parte l'osservazione del cittadino, perché il piano attuativo consente un controllo migliore del progetto. Visto che siamo nella piazza più grande di Capezzano, è corretto che ci sia un piano attuativo. Se siete tutti d'accordo, ovviamente. Anche perché la soluzione che hai ipotizzato non è priva di fondamento, no? Perché se consideri abbiamo un ordine Piazza degli Alpini, l'intervento edilizio e poi il parcheggio laggiù in fondo, sarebbe più intelligente, comunque tanto lo valuterà chi sarà in consiglio, Piazza degli Alpini, il parcheggio e l'intervento edilizio, cioè che almeno soddisfa a destra e a sinistra, se no c'hai almeno 150 metri dal parcheggio alla piazza, eh? La valutazione che fu fatta Alberto dopo una lunga discussione, te la ricorderai, fu quella che, siccome diciamo in una prospettiva me di medio-lungo periodo, no? Sarebbe bello valorizzare la piazza degli Alpini come piazza, diciamo, più pedonale, no? E meno legata ai parcheggi, cosa che però dipende dalla possibilità di realizzare tutto questo sistema di parcheggi che c'è intorno, altrimenti non è fattibile. In quella chiave di lungo periodo, diciamo, avere un bel edificio che fa da quinta della piazza non sarebbe male, no? E da qui l'idea, ti ricordi, del collegamento attraverso una galleria che attraversasse, no, l'edificio grigio, diciamo, per andare nella piazza. Si fece una lunghissima discussione, però poi questa cosa, che vale secondo me come ragionamento opinabile, fra l'altro, sul piano teorico, poi va vista sul pratico, no? Perché se l'edificio non dovesse essere, per esempio, di una qualità architettonica molto elevata, e allora il ragionamento che sto facendo potrebbe perdere anche di significato nel concreto. Quindi, però è corretto che ci sia un piano attuativo, perché una cosa così incide proprio sul volto del centro di Capezzano, no? Quindi è anche giusto mettere i cittadini in condizioni di fare osservazioni sul progetto di dettaglio, no? Quindi se non si fa qui il piano attuativo, dove si fa? Ecco, detto in altri termini. So se siete d'accordo. Sì, credo che sia suggeribile comunque l'ipotesi a cui si era arrivata in discussione la prima volta, no? Preferibilmente in un disegno urbano a cui si, non voglio dire che separa, ma comunque definisce meglio la piazza in sé, anche in una logica che appunto diventi uno spazio urbano piuttosto che assegnarlo invece in una sezione, in una porzione, un'area destinata al parcheggio. Mi pare che comunque le distanze siano, insomma, sommato compatibili, no? Tenuto conto che siamo un piano. Quindi Sì, molto Jacopo, secondo me dipende dalla qualità del progetto, no? sì, mi auguro appunto che l'iter procedurale della modalità di attuazione appunto non sia, cioè consenta la valutazione anche di questo, che ovviamente si fa sul piano non solo tecnico ma anche politico, però non vorrei che poi insomma l'interesse pubblico motivato in questo caso dalla presenza di un parcheggio di attrezzature che al momento non ci sono, fosse poi, come dire, andasse a discredito di una qualità architettonica che invece serve e mi auguro che anche a livello tecnico non manchi la valutazione in questo senso. Perché, ripeto, secondo me è una valutazione che la politica può fare solo se orientata adeguatamente sul piano tecnico, il valore architettonico. Ok, allora l'osservazione numero 616 è un'osservazione fatta dal Consorzio Le Bocchette. E contiene sostanzialmente quattro richieste. Una è quella di individuare un'area che serva per la sosta dei mezzi pesanti. Viene insomma descritto che oggi questo rappresenta un problema. Poi si chiede una previsione urbanistica che consenta il raddoppio della via delle Bocchette, perché oggi ce n'è un tratto a senso unico, e chiaramente, diciamo, nel ragionamento, no, ci sta l'utilità dell'arteria rispetto all'area industriale.
Poi si chiede una cosa che non, diciamo, non è oggetto del piano operativo, cioè una convenzione con Erzu che consenta di riutilizzare l'isola ecologica che c'è in via dei Carpentieri, ma insomma questo ovviamente non riguarda il PO. E poi si chiede la possibilità di realizzare un parco pubblico attrezzato in via dei Carpentieri per dare una qualità, diciamo, ambientale alla zona industriale nell'ambito del progetto, tra l'altro, nell'ambito, diciamo, dell'identità APEA, no? Della nostra area industriale, perché la nostra è un'area definita dalla regione ecologicamente attrezzata, area produttiva ecologicamente attrezzata, dove tra l'altro nel tempo le varie amministrazioni hanno ricevuto finanziamenti regionali per poter appunto aumentare la qualità urbana e ambientale del luogo. Chiaramente c'è un parziale accoglimento perché, ora vediamo in che termini, perché poi alcune di queste richieste, una, quella con Erzu, non è oggetto ovviamente del piano operativo. Credo anche che ci sia un problema nel raddoppio della via delle Bocchette, nel senso che c'è un problema proprio dello stato dei luoghi, insomma, che lo rende, insomma, non praticabile. Vediamo le altre due. Interventi su questo? No, vediamo in che senso è stata parzialmente accolta, Jacopo, prima. Dove è stata accolta ancora? Vediamo se fosse già. Vabbè. Allora, possiamo tornare su. Allora, vedete, questa è l'area che avevamo già visto. La TU 2.1. Puoi scorrere, Stefano. Allora, in realtà mi pare di capire che sostanzialmente noi stiamo dicendo al consorzio, guardate, in quest'area, la TU 2.1, è prevista la realizzazione di 3.800 metri quadrati di parcheggi, ok? E quindi quel problema che riguarda la sosta dei mezzi pesanti è risolto, diciamo, attraverso questa previsione. Questa mi sembra la risposta, nel senso che poi invece i 300 metri quadrati di direzionale di servizio sono una modifica introdotta. Ah no, sono una modifica introdotta in funzione dell'osservazione del consorzio delle Bocchette, e però questa bisogna che la capisca meglio, nel senso che forse loro chiedevano anche un edificio a servizio andiamo a vedere l'osservazione. Torniamo al punto 1. Eccolo qua, vedete, loro chiedevano non solo il parcheggio attrezzato per camion, ma chiedevano anche un'area di rifornimento carburante con officina per i mezzi pesanti e bar tabaccheria, un hotel a servizio degli stessi autotrasportatori o degli agenti di commercio e una farmacia. Allora noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto inseriamo in quella scheda norma un direzionale di servizio in modo tale, vedete, per 300 metri quadrati, in modo tale che gli edifici a servizio del parcheggio possano essere fatti. Mentre per quello che riguarda l'hotel, se vi ricordate, c'è una previsione in questo senso nella zona del Ponte di Sasso. E quindi da questo punto di vista
diciamo, la risposta rispetto alla domanda che veniva fatta è contenuta lì. Niente, questo è quanto. No, io chiedo, ma i 300 metri quadri sono sufficienti per quello che è stato richiesto? Uno, ma, e poi dicevo, eh? Torniamo Poi. all'osservazione, sì, e vediamo quello che hanno chiesto. Hanno chiesto una farmacia e hanno chiesto. Un'area di rifornimento. Sì, No, mi ora sembrava un'area. più un'erogazione di servizi, mi sembra, per gli autotrasportatori più che di rifornimento, mi sembrava, però No, controlliamo. un'area di rifornimento carburante con officina per mezzi Ah, è pesanti e vero, sì. batteria. Una farmacia e un hotel, quello l'hotel ha detto, ma mi sembra un po' onestamente 300 metri. L'hotel mi No, sembra l'hotel no, ho capito, è al Ponte di Sassi. Ma a me mi sembra no, ma poco. poi scusate, sull'hotel c'è proprio un problema di classificazione acustica. Sì. Cioè, l'area industriale ha un tipo di classificazione acustica che è incompatibile con le strutture scientifiche. Sì, no, no, ma poi dicevo un'altra cosa, noi da Però si può prendere. aumentare, cioè, dico, se vogliamo, la parte direzionale. Alle bocchette abbiamo anche un buon dimensionamento, la posso controllare, non credo che abbiamo problemi di dimensionamento alle bocchette. Allora, un pochino forse la possiamo aumentare perché una farmacia, insomma, un 200 metri quadrati li può anche occupare, ne resterebbe 100 e 100 metri quadrati. Ora, la stazione di rifornimento carburante in parte sono anche attrezzature, no? Cioè non tutto fa superficie coperta, però insomma, se uno ci vuole un'officina e un bar tabaccheria, effettivamente l'osservazione di Riccardo mi sembra pertinente, nel senso che potremmo aumentare un po'. Possiamo tornare sulla scheda norma? Tieni conto però, Riccardo, che 500 metri quadrati di commerciale All'ingrosso, eh? all'ingrosso, quindi non. All'ingrosso, quello. Possiamo, per il piano strutturale, se vogliamo stare dentro il piano strutturale direzionale, possiamo aumentare fino a 500. Va bene, per me va bene, non è un problema, gli diamo un po' più di margini di manovra. Va bene a tutti? Sì, ora io però volevo fare anche un'altra osservazione. Cioè qui, siccome viene ribadito la necessità di avere questo raddoppio di due corsie di quella strada che corre lungo il fiume, secondo me quella lì è un intervento da fare, perché hanno ragione, quella lì è un limite grosso per quell'area lì. Fare le altre cose è un'area a senso unico, non si può tornare indietro. Lì sarebbe proprio, è fondamentale per me raddoppiare la corsia. Io non so se si possa fare, ma secondo me è fondamentale, sarebbe fondamentale. Io Ma credo, Riccardo, che ci siano enormi problemi di fattibilità, perché tieni presente che sul lato c'è il fiume e ti ho detto tutto. Sull'altro lato, se si parla, diciamo, dell'ingresso dal Ponte di Sasso, e c'è un canale della bonifica. E c'è anche una, io ci passo tutte le mattine perché vengo al lavoro qui, e c'è anche una bella depressione del terreno, tra l'altro. Quindi io non credo che sia tecnicamente fattibile. Cioè, nel tempo i vari tecnici hanno detto a tutte le amministrazioni che non era praticabile, ecco. Quindi la vedo, cioè, in questa fase è impossibile, no, no, ma ovviamente, accogliere anche un'osservazione. allargarla di 1 metro, dico Simone, no? Ora non ti dico, ora ho detto la doppia porzione, se la allarghi di 1 metro, quella strada di 1 metro e mezzo, diventa percorribile in entrambi i sensi di marcia e quindi dà un servizio migliore, capito? Ora forse la doppia corsia sono d'accordo, ma lì secondo me 1 metro, 1 metro e mezzo si poteva ampliare. Non lo so però se è sufficiente, Riccardo, perché nella parte verso il Ponte di Sasso la strada è piuttosto stretta, eh? Quindi non, diciamo così, è un aspetto che in È questa vero, ma fase. No, no, non, non, come ti posso dire, ci vorrebbe uno studio di fattibilità e poi alla luce di quello, diciamo, uno può anche fare una previsione urbanistica, ecco.
Ti dico che nel tempo non soltanto noi, tutte le amministrazioni hanno incontrato difficoltà, ecco, quindi anche perché siamo vicini al fiume, tenete conto che siamo vicini al fiume, quindi poi scattano tutti gli aspetti legati alla sicurezza di carattere idraulico, insomma, è molto 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 complesso di realizzare una viabilità di quel tipo. Niente, tutto qua non è un problema di non volerlo, ecco, è un problema di una difficoltà tecnica che onestamente c'è. Ora te poi dici, ma approfondendo le cose si può trovare una soluzione. Non c'è uno studio di fattibilità, quindi va detto con onestà che no, uno studio di fattibilità consentirebbe meglio di capire le cose, però mi pare molto problematico, ecco. So, ora qui c'è Fabrizio, la Manola. Scusate, mi ero dovuto assentare un attimo. Che dicevi, Simone? No, allora, il raddoppio della via delle Bocchette. Chiaramente, in assenza di un progetto, noi non possiamo fare nessuna previsione urbanistica, no? E questo va da sé. Dopodiché, dicevo alla commissione che mi sembra molto problematico allargare la via delle Bocchette. Diciamo per renderla una strada a doppio senso di circolazione, diciamo lungo tutto il tratto, compreso il Ponte di Sasso, perché vuoi gli interventi di messa in sicurezza del fiume, vuoi il fatto che ci scorre un canale di bonifica sulla parte opposta, cioè sul lato di Massarosa, vuoi i fattori di rischio idraulico che ci sono, mi sembra molto problematico pensare a un raddoppio lungo tutta la strada, insomma, che è quello che chiederebbe il consorzio. Poi dicevo che uno studio di fattibilità non c'è, quindi lo dico con prudenza, però ecco, ho visto che nel corso del tempo le amministrazioni che si sono succedute non hanno coltivato questa ipotesi perché mi sembra difficile da percorrere, ecco. Va anche tenuto conto che con la realizzazione della nuova rotonda al Ponte di Sasso, l'intersezione sulla via Sarzanese non diventa più principale in quel punto lì. Tant'è che l'ingresso della via Sarzanese diventa principale quello, diciamo, nel comune di Massarosa. Semmai, diciamo, ma è chiaro che non possiamo farlo ora in fase di osservazione. Questo andrà fatto magari appunto attraverso un progetto di fattibilità e da sottoporre come variante urbanistica. Potrebbe valer la pena nel tratto fra le due rotonde, cioè tra la rotonda di uscita dell'autostrada e la rotonda della nuova viabilità di ingresso, per capirci, no? Lì c'è un piccolo tratto che allora diventa proprio un piccolo tratto, no? Che è quello che collega proprio, perché poi dopo appunto dalla rotonda si entra nella strada nuova e poi c'è tutto un asse principale che serve tutta l'area industriale. Ecco, forse in quel tratto lì potrebbe anche valer la pena avviare uno studio di fattibilità, anche perché essendo un tratto molto breve rispetto a tutto, in effetti garantirebbe all'area industriale una facile accessibilità all'autostrada. Ecco. Arrivare fino al Ponte di Sasso, per come si sono ormai organizzate le cose, per come è stato strutturato il doppio ingresso da nord, da est e da ovest, forse non serve più, perché appunto là piuttosto andrebbe ancora di più rafforzato il tracciato sul comune di Massarosa, che già interseca con una rotonda sulla Sarzanese, come Sì, l'hai tieni ripresa. presente Fabrizio che la strada di cui parli te è comunque già ora a doppio senso di circolazione Sì, fino forse alla nuova rotonda. allargata con una pista ciclabile, con uno spazio di servizio per la Può essere sosta migliorata. d'emergenza. Sì. Io più che le doppie corsie, perché lì, diciamo, una buona strada a scorrimento industriale basta che abbia, diciamo, una sezione di 10 metri. Magari quale può essere il limite? Non avere, per dire, un bordo carreggiata per la sosta d'emergenza. Un percorso protetto per l'itinerario ciclabile e pedonale, cioè fare in modo che appunto no, in questo momento ora è chiaro che due camion che si intersecano passano senza problemi, se invece però c'è una macchina parcheggiata di lato per qualsiasi motivo o una bicicletta che cammina sulla strada diventa pericoloso. Forse andrebbe, secondo me, più che una strada con tante corsie, una strada con due corsie vere e però tutti i servizi laterali, è quello che gli manca a quella strada lì, secondo me.
Vi ricordo che l'allargamento, diciamo, delle strade noi l'abbiamo messo come possibilità in automatico, Sì, in in questi tempi. certi limiti sì, in certi limiti sì. Ma scusa Fabrizio, ora ho capito il ragionamento, però se il presidente del consorzio delle bocchette lo chiede, vuol dire che c'è una necessità, no? Non è che lo chiede a caso. Quindi, secondo me, ora io non me lo ricordo benissimo, ma siccome anch'io ci passavo molto spesso di lì, secondo me c'è la possibilità di allargarla quella strada di un metro e mezzo. Sì, no, no, ma Senza. io sì, No, ma ma. non è che non ci sia la possibilità tecnicamente, No, giusto, ma io ora lo dicevo nella parte che va non solo fra le due rotonde, che secondo me lì ha ragione Simone, è già anche abbastanza grande, la parte che va dall'ultima rotonda al Ponte di Sasso. però Riccardo, loro chiedono una strada di servizio all'area industriale, no? Cioè, se te io poi le misure esatte non le so, ma ci passo tutte le mattine, lo presente. Se te allarghi di 1,5 metri la strada a monte, non la realizzi una strada a doppio senso di circolazione adeguata come larghezza, capito? Cioè No, non ti sono c'entra. d'accordo, ma gli va incontro alle esigenze perché di lì effettivamente poi la fai in doppio senso perché hai un limite del senso unico, capito Simone? Cioè è il limite del senso unico, non è il fatto che esistano due strade, 10 metri di strada, è il limite del senso unico, è giusto il senso unico ora perché è stretta, però se tu l'allarghi di 1 metro, 1,5 metri, non ha più senso neanche il senso unico e la puoi utilizzare in entrambi i sensi di direzione. Però Fabrizio ti diceva che per un'area industriale dove te ci vuoi far passare Capito. dei mezzi pesanti si parla di 10 metri di larghezza complessiva. Io dubito che lì ci si Ho possa capito, ma arrivare. se no, ma se noi si allarga di 1,5 metri lì diventa. Poi valla a rivedere, ma vedrai No, che. io ti ripeto, ho le mie perplessità sul piano No, della poi se non è fattibilità. fattibile per altri aspetti, va bene, ho capito. Però. Ma l'uscita sulla Sarzanese ci state pensando oppure no? No, ma infatti, Graziano, io trovo che non sia praticabile. Ripeto, sono prudente perché no, non sono né un ingegnere né c'è uno studio di fattibilità. Quindi ho imparato, diciamo, con capelli bianchi ad essere prudente. Però occhio, insomma, la vedo molto, molto, Simone, molto problematica. invece volevo dire una cosa, no? Ma in una logica in cui mi sembra che comunque quel quadrilatero fatto a aquilone più denso delle bocchette si stabilizza, no? E resta lì. Avere intorno a questo quadrilatero qui una viabilità di servizio adeguando l'esistente, perché di fatto c'è già, no? La via Calagrande, via Ghivizzani, anche la strada che è al margine del fiume, forse potrebbe passare. Non ho capito, Jacopo, cioè dove? Cioè, ora qui si vede male nella scheda, no? Però il violetto che è alle bocchette in fondo è concentrato fra la via Calagrande sopra, verso Monte, la via Ghivizzani verso Massarosa, per intendersi, sul confine con Massarosa, e dalla parte opposta il fiume. Allora dico, la viabilità di servizio non ti serve a monte della via Calagrande, ti serve semmai dalla via Calagrande in giù, contando via Ghivizzani, via Calagrande, la sponda, l'argine del fiume di Camaiore e poi arrivi in fondo alla bretellina dell'autostrada, in sostanza, no? Allora, probabilmente il progetto potrebbe essere limitato a quello di adeguamento stradale, perché le caratteristiche delle strade a monte di Via Calagrande non hanno senso che siano adeguate, non c'è un'area industriale lì sopra, ci sono degli insediamenti sparsi, ma l'area industriale vera e propria non arriva mia fino alla Sarzanese. È quello che ti dicevo io, infatti, è la stessa cosa che dicevo io, c'è tutta una parte lungo fiume che è interessata ad aree agricole, la parte più importante dell'area industriale è tutta appoggiata su via di Ghivizzani, non a caso l'ingresso della Sarzanese, come vi ricordo, è stato realizzato da poco, da una quindicina d'anni, forse 20, ecco, poi dentro il comune di Massarosa, proprio con una rotonda specifica, quindi non avrebbe nessun senso ora aggiungere un ulteriore ingresso al Ponte di Sasso, perché
perché a parte che ci sono problemi, secondo me, proprio di natura tecnica, perché sarebbe un'intersezione pericolosa, ma poi l'ingresso se ne fa uno, non due, se ne fa uno perché si deve orientare bene perfettamente il traffico. Anzi, secondo me, la strada lungo fiume, nel tratto dove ci sono le aree agricole e non c'è l'area industriale, che è un ampio tratto, io non solo non l'allargherei, ma gli darei proprio come dire, un controllo sia sulla velocità sia sull'uso, perché non dovrebbe essere ad appannaggio, per esempio, dei mezzi pesanti, no? Ci metterei il divieto di traffico per i mezzi pesanti, lascerei solo il traffico alla viabilità, diciamo, alle macchine e alle biciclette, ecco, per esempio, perché i camion devono andare nelle strade dei camion, capito? Orientandoli in maniera precisa. Jacopo, qui c'è un problema percettivo, secondo me. In che senso? Nel senso che chiaramente passare dalle Caperatte, no? Venendo da Camaiore, allunga un po' il tragitto, ma lo allunga, io ripeto, ci vengo tutte le mattine qui al lavoro, lo allunga di pochissimi minuti, no? Cioè non è che si tratta di distanze particolarmente significative. E paradossalmente si passa dal comune di Viareggio, no? Perché diciamo, quando fai la rotatoria della tuffatrice, sostanzialmente sei nel comune di Viareggio. Quindi il problema è anche un po', come posso dire, di carattere percettivo, no? Cioè l'idea che per forza si debba avere un accesso dalla Sarzanese. Ora, per l'amor di Dio, nessuno nega che un accesso dalla Sarzanese sarebbe, diciamo, più agevole dal punto di vista del tratto, no? Della lunghezza del tratto. Ma è anche vero che passare dalla via provinciale e dalle Caperatte si allunga di 2 o 3 minuti, cioè non è che si parla di. Quindi anche a me sembra che alla fine la strada, come dire, da percorrere, scusate il gioco di parole, sia migliorare quel servizio prestazionale lì, cioè l'ingresso dalla tuffatrice scusate, dalla rotatoria della tuffatrice sostanzialmente. Perché quello per caratteristiche è adatto ai camion pesanti, è adatto perché c'è l'ingresso dell'autostrada, è adatto per mille motivi. Di qua c'è un territorio agricolo stretto fra un fiume e un canale di bonifica, e cioè è chiaro che intervenire lì è complicatissimo, forse impossibile. Quindi anche a me sembra, perché poi quando uno amministra, ora questo poi diciamo non è il tema della commissione, ma quando uno amministra poi deve scegliere delle priorità e delle cose anche fattibili, no? In termini economici. Quindi a me sembra complicatissimo immaginare lì una strada come la vorrebbero loro, cioè una strada davvero di servizio a un'area industriale. Mi sembra impossibile, onestamente, però, ripeto, con la prudenza del caso, perché uno studio non è mai stato fatto, però da un lato c'è il fiume e dall'altro c'è un canale di bonifica, quindi di lì non ci si muove, perché è anche un bel canale di bonifica, non so se l'avete presente, quindi l'ambito è quello lì, non è che. Sì, io l'ho molto presente perché io ci sono sempre passato. Io rimango dell'opinione che lì qualcosa andrebbe fatto e non è così scontato dice 2 minuti o 3 si allunga, no. La mattina allunghi anche di 10-15 minuti perché c'è un traffico che fa paura. In quell'area lì, alla tuffatrice la mattina, c'è una coda anche di 100 metri, secondo che orari ci passi. È molto caotica, quindi secondo me la vedrei molto utile una strada che sfocia sulla Sarzanese. Però scusa Riccardo, abbi pazienza, io in parte capisco quello che dici, no? Però c'è anche un altro aspetto secondo me che va tenuto presente. Allora, il lato del fiume, quello che abbiamo dalla parte delle Bocchette, è l'unico che non ha un'infrastruttura di servizio lungo tutta la lunghezza che ci consente anche di avere altro tipo di utilizzo, no? Perché di là abbiamo la provinciale che ti corre parallela, tra l'altro con delle opere d'arginatura che ormai te le sei giocate, perché nel senso non ci puoi più pensare a nessun tipo di altro utilizzo. Dalla parte verso Massarosa, verso sud, invece ci abbiamo una parte maggioritaria che è agricola di fatto, e poi quando si arriva nell'area industriale, a contatto fra l'ambito fluviale e quella industriale, la strada diventa a due corsie. Allora,
Sono d'accordo che la viabilità alle bocchette non è il massimo, no? Nel senso dal punto di vista organizzativo, però cerchiamo una soluzione che investe i due ingressi esistenti. Secondo me è quella la soluzione, cioè dalla via dei Ghivizzani e di sotto dalla Tuffatrice e dall'autostrada cerchiamo di riorganizzarla partendo da lì la viabilità all'interno. E poi volevo fare una domanda a Fabrizio. Visto la che... via dei Ghivizzani noi ci si influisce poco dalla parte di là, ma è il nostro comune. Ho capito, però intanto ci si arriva anche di lì. Volevo chiedere a Fabrizio, si parla nell'osservazione, ma non solo, in realtà se ne parla anche nel piano strutturale, di APEA, no? Sì. Di area produttiva ecologicamente attrezzata. Ecco, qui cioè l'attuazione di una roba del genere, in termini di che vada oltre la definizione, diciamo così, insomma, no? E quindi di interventi... La questione dell'APEA è una questione un pochino complicata perché ha implicazioni sia di natura urbanistico-edilizia sia implicazioni di natura organizzativa. La parte urbanistico-edilizia è molto semplice, cioè gli insediamenti dovrebbero essere realizzati in maniera, come si dice, coefficiente, quindi con abbattimento, con l'utilizzo, diciamo, di tecnologie a bassa emissione, recupero delle energie rinnovabili, gestione del ciclo delle acque, del ciclo dei rifiuti interni all'insediamento, quindi tutta una serie di cose, abbattimento, diciamo, dei livelli di esposizione di tipo energetico, e che questi si fanno, diciamo, con un classico intervento simile a quelli della bioedilizia o della bioarchitettura. E nell'area industriale è anche abbastanza semplice perché ci sono per esempio le coperture solari, no? Ci sono i sistemi di coibentazione, poi hanno anche meccanismi di riscaldamento molto particolari, è semplice. La seconda invece però è organizzativa, quindi non è un problema urbanistico, è che per avere la certificazione europea poi serve una gestione consortile di almeno alcuni di servizi. Alcuni di questi credo siano già in essere, tipo i servizi legati alla sicurezza sul lavoro, alla medicina del lavoro, eccetera. Altri che invece mancano, tipo appunto il conferimento dei rifiuti e la gestione del rifiuto dovrebbe essere di natura consortile, e così via. C'è un elenco infinito di opzioni entro cui poi ti hai questi requisiti. E di questi si dovrebbe far carico proprio il consorzio, cioè il consorzio dovrebbe avere fra le proprie finalità proprio di organizzare dei servizi che garantiscano la gestione APEA, capito? Ma mi interessava la parte urbanistica. Allora, siccome me ne sono occupato, ad integrazione di quello che diceva Fabrizio, la parola, no? Area produttiva ecologicamente attrezzata fa anche riferimento ad uno standard diciamo, alla qualità dello standard pubblico, no? Tant'è che negli anni a noi ci hanno finanziato i marciapiedi, a noi intendo dire comune, non a questa amministrazione, anche l'amministrazione Bertola ricevette molti finanziamenti, hanno finanziato i marciapiedi, gli aiuole verdi, cioè l'idea che sei in un'area industriale non solo per lavorare, ma anche per viverci e viverci bene. Tant'è che noi abbiamo un po' cercato nel disegno, diciamo, dell'area industriale di tenerne conto, no? Perché vi ricordate quella previsione di area sportiva che è appunto a ridosso dello svincolo autostradale, quella su cui c'erano anche osservazioni, no? Di rettifica, diciamo, del perimetro. Quella è un'area, diciamo, che va in quel senso lì, cioè con un grande gradiente di carattere ambientale. Quindi, accanto a quello che diceva Fabrizio e l'esigenza, come diceva Fabrizio, che ci sia un soggetto gestore di alcuni servizi comuni, il Consorzio delle Bocchette ha cominciato a fare qualcosa, ma non è facile perché bisogna avere una struttura molto forte per gestire i servizi comuni, quindi è questo un po', diciamo, il tema non semplice da affrontare, però il Consorzio fa già alcuni servizi comuni. Accanto a questo c'è poi una richiesta di prevedere proprio attrezzature pubbliche, previsioni pubbliche che qualifichino l'area. E noi, insomma, qualche cosina nel piano operativo abbiamo fatto, mi sembra. Anche la richiesta che facevano, no, di un'area verde attrezzata, e ci sono previsioni, diciamo, che vanno in questa direzione nel piano. Quindi questo è un po' lo spirito.
di queste APEA. Noi siamo già area APEA, eh? Noi siamo già riconosciuta come tale e siamo in un processo evolutivo che è quello che diceva Fabrizio, cioè la costruzione del soggetto gestore in termini appunto di gestione comune di alcuni servizi. Per esempio i rifiuti, tutti i rifiuti industriali, sarebbe bello, no, se nascesse appunto un soggetto unico che coordina tutta la raccolta dei rifiuti speciali, no? Perché poi invece quella urbana chiaramente è appannaggio del gestore degli RSU. Insomma. Ci sono interventi o si può procedere? Andiamo. Allora, osservazione 617. Scusate, comunque ho corretta 500, va bene? Sì. Osservazione 617. Allora, questa è la proposta di una nuova scheda norma nella zona di via Fondi a Camaiore. Siccome è stata accolta pienamente, la andiamo a vedere. Andiamo proprio sulla scheda direttamente, Stefano. Stefano, c'è il piano... chi è? Eccoci, è la, TU, è la TU 4.5. Vai. Allora, andiamola a vedere. Ah, bellina questa, sì, mi piace. Sì, questa è effettivamente una cosa molto interessante. Allora, vedete, siamo in via Fondi, all'ingresso, diciamo, di Camaiore, dove c'è anche, diciamo, la previsione del grande parcheggio di SEM, eccetera, eccetera. Sul lato opposto, vedete, su richiesta appunto dell'osservante, viene prevista la realizzazione di una superficie edificabile residenziale di 270 metri quadrati. Se scorri un attimo giù, Stefano, fermo lì, che si veda sia i parametri sia il disegno. Torna leggermente su, ancora, perfetto, benissimo così. Allora, vedete, 270 metri quadrati di residenziale per 3 unità immobiliari massime, a fronte della realizzazione di un parcheggio di 1100 metri quadrati, che vedete è proprio a ridosso del centro. E la cosa interessante è, andiamo alle misure perequative, che vedete si prevede la realizzazione e cessione del parcheggio e aree di sosta in continuità con l'accesso da via Allende, con contestuale adeguamento della viabilità di intersezione e servizio privata. Poi vedete, si prevede la realizzazione e cessione dell'adeguamento tecnico, prestazionale e dimensionale, ampliamento, del percorso ciclopedonale di collegamento tra via Allende e via Fondi. Cioè, torniamo sull'immagine. Secondo noi la via Allende potrebbe diventare un percorso ciclopedonale che consente appunto di, no, creare, diciamo, un'opportunità di collegamento con la zona, diciamo, della farmacia comunale nuova, e con un parcheggio, vedete, a servizio, fra l'altro, insomma, del centro storico, che ha una buona prossimità. Questa è la previsione di fronte ad un'edificabilità, diciamo, molto ridotta e chiaramente inserita nel territorio urbanizzato. E viene ceduto anche il passaggio ciclopedonale che già esiste, se chi conosce l'area... No, io la voglio vedere su Google, per favore. So se l'avete presente, no? È vicino... Sono d'accordo con Riccardo questa volta, con non mente, come è fatta ora. L'avete in mente? Più o meno, ma la voglio vedere bene. Perché... È l'ingresso su via Fondi che mi sembra che non sia tanto largo, ma insomma.
Guardate, è più immaginata in chiave sosta e ciclo pedonale, no? Cioè la possibilità di parcheggiare lì la macchina e avere poi un collegamento agevole col centro storico. Cioè non è che è immaginata come arteria di collegamento alternativa a via Roma, tanto per essere chiari, perché è impossibile, ok? Lì va valutato l'utilità del percorso ciclopedonale e del parcheggio. Ma io non capisco come si possa aprire sul via Fondi, ecco, riesco a capire questa cosa qui. Andiamo a vedere. Se si apre una strada lì, è chiaro che dopo ci passano le macchine, eh. No, ma già ora non ci passano. Ma allora, non ho preso. Andiamo a vedere, così almeno. Non è chiuso il Salvatore Allende? Sì, quello è chiuso, ma se tu ci fai il parcheggio, praticamente ci entri da via Salvatore Allende e ci rientri anche da via Fondi. Via Fondi c'è un pezzettino, sarà largo 4 metri, sì e no, che entra dentro quel campo lì. Appunto, mi sembra, volevo capisco. No, ma non è previsto che da lì ci si entri con la macchina, da lì si entra con la bici a piedi. Esattamente. Dopo torniamo sul disegno. Se avete visto, se guardate il disegno, noi non abbiamo previsto un accesso carrabile, lo dicevo prima. L'utilità del progetto è quella di avere un parcheggio, ok? E poi ci siamo sfondo ciclopedonale. Esatto, e poi ci si va a piedi o in bicicletta a via Fondi. Questa è l'idea, non di creare un'intersezione. Ma non so dove è il parcheggio, non so neanche dove viene il parcheggio. Lo voglio vedere per capire. No, certo Riccardo, questo ci mancherebbe. Però precisavo che la volontà non è quella di creare un'arteria, ecco, carrabile. Quindi allora da dove ci si va? Da via del Mattatoio lì? Ci si va, sì, volendo da via del Mattatoio, esatto. No, volendo, con la macchina ci entri da via del Mattatoio venendo da via Roma, ovviamente. Volendo, nel senso che ci puoi anche andare dal supermercato, ci puoi andare da quella zona lì. No, fermo, perché lì c'è dei divieti, eh. No, ma lasciamo perdere i divieti stradali, che quelli, parlavo diciamo della zona che verrebbe servita, no? Poi dopo la circolazione stradale, i sensi unici, quello è un altro paio di maniche. Allora, se tu vuoi, ci entri anche dalla provinciale. Esatto. Dalla provinciale dove, grazie? Dalla Misericordia, perché vi ricordo che è previsto tutto l'allargamento, tutte quelle viabilità lì, no? In funzione del supermercato, no? Cioè, cioè sia l'allargamento della via, non solo della viabilità sul retto del supermercato, ma anche della viabilità che serve la Misericordia fino ad arrivare all'ingresso con la via provinciale. Stefano, mostri con il cursore qual è l'area. Io ci andrei anche con l'omino poi, eh. Sì, sì. Allora, ecco, vedi a questa Salvatore Allende che si vede qui? Stefano, se hai difficoltà di memoria, ci vado io con Google, eh. No, scusate, c'era il pubblico. Ah, vabbè. Ditemi. E puoi andare con l'omino. Ma dico, questa via Salvatore Allende è questa, non la strada? Sì, sì. Più è finita, finisce questa strada, ma non potere. Infatti, vedi, si va da via del Mattatoio, come ti dicevo. Ma previsto quanto? 1100 metri di parcheggi lì? Ora ci andiamo, così almeno. Ma nella scheda quanti parcheggi sono previsti? 60? Ci sono anche problemi con la linea. Scusate, posso condividere io che si capisce meglio che ce l'ho già qui? Sì. Prova a condividere io e si fa forse prima, perché Stefano purtroppo c'ha anche difficoltà di linea, no? Allora, questa è la via che collega la provinciale e la via di Fondi, che collega la provinciale. Puoi spegnere il microfono? Allora, questa è la via che collega il semaforo che c'è sulla provinciale, la via Fondi, che dal semaforo provinciale porta alla piazza del Prado, ok? Qua dove c'era dell'ex Lazzi, per capirci.
Questo è il passo di cui si diceva. Qui c'è un passo, vedete, che in questo momento è privato e che infatti vedete è chiuso, ok? Che ha una sezione appunto che si presta perfettamente per fare un accesso ciclopedonale e non un accesso carrabile. E è questo che ci viene ceduto. E porta però, ora vi faccio vedere, porta dietro a un campo enorme, che è questo qui, ok? Che vedete è di testa alla viabilità che viene da dietro il mercato, dove viene il supermercato, ok? Qui c'è il supermercato, qui c'è tutta la sistemazione della viabilità che è già prevista in allargamento con qui il parcheggio fino a qui. E qui sostanzialmente che succederebbe? Che si creerebbe in testa alla viabilità un grande parcheggio con un percorso pedonale di servizio che porta direttamente al prato. Nella parte più vicina alle case si realizza, diciamo, la trifamiliare, intestata la viabilità, tutto il parcheggio col percorso pedonale. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Di quanti metri è? Quanti posti auto è questo? 1100, quindi 60 posti circa, via. C'è anche il percorso pedonale, secondo me sono un pochino meno. Ah. Ora mi fa. Secondo me saranno un 35-40 posti auto. Volevo fare una domanda. Una previsione interessante. Mi domandavo questo, però. Lì nella zona, praticamente della via Fondi, dall'altra parte, non ci abbiamo già quella gran previsione a parcheggio di tutta l'area compresa fra la strada e la provinciale? Esatto, esatto. Questa qua, sì, vabbè, però diciamo no. Non è che l'una esclude l'altra, anche perché dobbiamo tener conto di una cosa, no? Noi partiamo dal presupposto che tutte queste previsioni verranno realizzate, no? Questo è vero. Come sapete, l'esperienza ci insegna che del 100% delle previsioni che mette un piano, indicativamente poi si realizza circa il 30-40% nei 5 anni, no? Quindi, come dire, secondo me proprio questo sistema di previsioni che noi abbiamo messo intorno al centro storico ci consente di essere sereni, cioè di fare un ragionamento per cui ancorché nei prossimi 5 anni di queste previsioni si realizza un 30%, noi riusciamo a migliorare significativamente l'accessibilità al centro storico. Dopodiché, tra 5 anni faremo la verifica di che cos'è stato realizzato e cosa no, e trarremo delle conclusioni. Però, diciamo, è un meccanismo che consente questa flessibilità. Tenendo conto peraltro che quello ormai è proprio un lotto residuale, cioè un lotto intercluso, diciamo per sua natura è proprio vocato a essere completato, no? Cosa si potrebbe fare in alternativa se non appunto una testata di un parcheggio su una viabilità di servizio? Quindi non ci sembrava, diciamo, un'occasione da non perdere. Tenendo conto peraltro che sapete a Cavaglione saranno pochissime, lo vedrete, le previsioni che noi possiamo mettere di nuova edificazione per via anche del problema della voragine, del sincoccio, ci sono tutta una serie di questioni per cui il numero delle aree edificabili a Camaiore è molto residuale, ecco, quindi non è che si va poi a sovraccaricare Camaiore rispetto ad altre realtà di chissà quali particolari carichi urbanistici con questo piano operativo. No, ma per il sacrificio del lotto in sé sulla trasformazione fondiaria sono tranquillo, era quello il problema. Era in generale la visione d'insieme su parcheggi, capito? In termini di dimensionamento. Poi sono d'accordo con te che chiaramente le previsioni si fanno e poi se ne trae, si tira la riga dopo 5 anni e si guarda perché è partito e qui non è partito. Era un'idea del dimensionamento dei parcheggi, no? Perché poi in realtà la collocazione a margine del centro storico non è che te li fa diventare qualcos'altro, no? I parcheggi vengono immaginati, i parcheggi restano, quindi se non ci sono le macchine non c'è nulla. Sì, però va bene, può aver senso. Ragazzo, da fargli il bonifico, quello che mille Riccardo, scusa il microfono. Ah, scusa. C'è da dire una cosa. Ma a chi è? A noi o a qualcun altro? No, a noi. Oltre che a qualcun altro. Va bene, io... Volevo dire una cosa, no? Non vorrei però che questa previsione comportasse un peggioramento della vivibilità di quella zona, cioè perché la gente che
cioè arriverà a parcheggiare 40 macchine lì, passerà tutta la via Salvatore Allende. Mi metto nei panni di chi risiede lì, cioè tutto lì. Ecco, facevo questa considerazione qui, perché lì diventerà un'area molto trafficata, in una strada molto stretta, perché via Salvatore Allende è stretta, è tutta stretta quell'area lì, da via De Mascelli e via Salvatore Allende. Quindi non vorrei che questa previsione poi andasse a peggiorare la qualità della vita di chi risiede in quell'area. Però Riccardo, guarda che via Salvatore Allende è prevista che si allarghi tutta, è tutta in allargamento proprio in funzione che viene fatta la bretellina di raccordo. No, via Salvatore Allende un credo, che senso ha scusa, che senso ha via Salvatore Allende qua giù? Se si guarda via del Macete, il via del Mattatoio forse che viene allargata, ma via forse c'è un problema se non ha uno sbocco di là, che senso allargarla? C'è forse un problema di toponimi, scusate, aspettate un attimo, vi faccio vedere la carta, che forse è la cosa più semplice. No, magari. Ecco. Qui si vede la concatenazione di come funzionano tutte le previsioni in questa zona qui. Vedete, c'è dalla rotonda della COP, l'allargamento della viabilità a fianco della Misericordia per l'ingresso anche da via Bello Sguardo, cioè dalla provinciale. Vedete, poi la risistemazione di via Allende con un parcheggino di servizio e poi appunto vedete intestata il parcheggio. Questa è la sua. E poi appunto queste qui sono pezzettino l'iniziale di Salvatore Allende, che poi non serve nemmeno, però no, non è tutto il tratto della strada. No, 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 ma anche perché vedi un tratto è già bello largo, Scusate, no, ma tanto largo non è. Vabbè. Posso dire una cosa? Allora, l'aspetto più importante di questa previsione è, per come l'ho vissuta io, non è il parcheggio, va bene? È l'idea di questo percorso ciclopedonale. Perché? Perché davvero, se noi realizziamo un percorso ciclopedonale, puoi stare sull'immagine, Fabrizio? Sì. Se noi realizziamo un percorso ciclopedonale, va bene, diciamo qui, secondo me facciamo una cosa intelligente, perché effettivamente questo percorso ciclopedonale collega in un attimo, no? Il sistema, diciamo, del centro storico con i parcheggi già previsti di SEM, no? Con questa area dove c'è la farmacia comunale, eccetera. Quindi, secondo me, l'aspetto principale della previsione è questo. E la parte, diciamo, dal punto di vista funzionale, intendo dire, più interessante della perequazione è esattamente questa, no? La conquista, diciamo così, dell'uso pubblico di quell'accesso ciclo pedonale sulla via Fondi, ok? Dopodiché c'è la questione del parcheggio, nel senso che, scusate un attimo che dico che sono in commissione, dicevo, chiaramente il parcheggio poi nasce anche in una chiave di carattere perequativo e nella considerazione ovviamente che un'area di sosta lì, come diceva Fabrizio, nell'incertezza di quali previsioni partiranno, può essere utile, no, rispetto al centro storico. Perché se noi avessimo la certezza assoluta che parte il 4.12, il TR 4.12, è chiaro che realizzare il parcheggio lì avrebbe poco senso, no? Perché te hai un'area enorme lì. Quindi, diciamo così, per concludere, se riteniamo, lo dico alla Commissione, di ridurre un po' il parcheggio, no? Per evitare, come dire, una grandezza tale che implichi un carico di traffico su una strada che comunque resterà, diciamo, una strada con quelle caratteristiche, perché
a parte il primo tratto, effettivamente per il resto resta uguale, insomma, si vede dal disegno. Se lo vogliamo ridurre il parcheggio, per me va bene. Allora forse potrebbe avere senso, magari, ridurre un po' il parcheggio, fare una piccola previsione di un verde attrezzato, che magari può anche essere appunto carino sotto il profilo, no? Che ne so, di un po' di verde con un po' di panchine, insomma, ecco, potrebbe anche essere questo, visto che è un percorso ciclopedonale, potrebbe anche essere carino averci un verde attrezzato in una parte di quell'area. Quindi, se la preoccupazione, Riccardo, è quella che il parcheggio troppo grande induca, no, un peggioramento della qualità della vita, come lì l'obiettivo è soprattutto ciclopedonale, a me va bene ridurlo in questa chiave. Valutate voi come commissione. Non sacrificherei la previsione urbanistica, perché secondo me è molto interessante. Più che altro acquisire quel terreno lì, alla fine, perché è una via di sbocco, di via land, di tipo ciclopedonale. È un po' comunque il ragionamento che si era fatto sulla TR14, dove vi ricordate che si era detto, no? Probabilmente tutto è talmente grande che anche una fascia verde su quel parcheggio, un parcheggio diciamo inverdito, sarebbe meglio, no? Poi si era deciso di non rappresentarlo, ma di scriverlo nella prescrizione. Lo ricordate? Io avevo detto facciamogli una fascia verde vicino agli insediamenti, no? Nel TR12, e poi si è detto vabbè, ma non occorre scriverlo, disegnarlo, lo scriviamo come prescrizione, no? Quindi nulla vieta che anche questo parcheggio sia significativamente inverdito, capito? Sì, io ho capito, cioè, capisco anche quello che dice Simone, capisco, perché è un qualcosa di interessante anche per la comunità. Cioè, mi crea questi dubbi proprio l'area, ecco, la localizzazione, cioè, i parcheggi ce n'è di bisogno. Però visto che c'è la previsione di là, qui non lo so, onestamente qui si peggiora enormemente, la qualità della vita di chi vi risiede, perché lì ci andranno a parcheggiare tutti, specialmente se non parte la previsione, l'altra previsione che c'è, e quindi lì non lo so, sono un po' perplesso. Poi quante unità immobiliari ci viene lì? Tre. Io lo ridurrei un po', onestamente, cioè si può ridurre anche la previsione immobiliare. Sì, bisogna stare attenti, Riccardo. Io su quello più perplessità. Sì, nel senso, ho capito quello che dici, che sia vantaggioso da un punto di vista economico per chi fa l'intervento. Certo, ma nei limiti che deve essere sempre vantaggioso. No, ma nel senso che questa previsione un equilibrio ce l'ha. Io, ecco, cioè, davvero, la mia proposta è questa, poi valuti la commissione. Cioè, se si ritiene che un numero di parcheggi di quasi 40 posti possa indurre, no, un elemento di traffico eccessivo su un'arteria che effettivamente è di carattere secondario, no? Io lo capisco, questo tipo di osservazione. Allora mi verrebbe da dire, siccome quello è un percorso ciclopedonale, aumentiamo la qualità ambientale di quel percorso, no? Cioè, prevediamo un'area verde e un parcheggio più ridotto e manteniamo l'equilibrio, diciamo, dell'operazione, che ci garantisce che parta, e secondo me è molto importante se parte, perché dal punto di vista della qualità è veramente un guadagno. Questa è la mia proposta: diminuire il parcheggio a beneficio di un'area verde attrezzata a servizio del ciclo pedonale. Sì, io, cioè, rispetto a te, la preoccupazione l'avevo non troppo sul carico che ci arrivava, nel senso che secondo me, per come è disegnata l'area, in realtà quella superficie lì difficilmente ti darà più di 30 posti macchina, no? Perché mi pare che non sia troppo neanche regolare. E, secondo me era interessante capire quanto era il fabbisogno, capito, di parcheggi intorno al centro, perché poi se ti resta vuoto il parcheggio, un po' per la localizzazione che ha, che si raggiunge con difficoltà o comunque in maniera non troppo agevole, allora mi domandavo, potrebbe essere interessante, cioè, può proporre l'alternativa della serie,
partono le previsioni urbanistiche nell'intorno che hanno in mente la realizzazione del parcheggio e noi valutiamo di interesse pubblico per quell'area lì tanto la possibilità di un parcheggio quanto quella di un'area verde attrezzata, fermo restando il valore del percorso, cioè il percorso pedonale ciclabile di cui parla l'assessore non è che viene meno nel suo valore se c'è un parcheggio o meno, perché quel parcheggio lì è un po' intendersi comunque come un parcheggio intermodale, no? Scambiatore di qualcosa. Allora, fermo restando che ha senso acquisire la proprietà di quel terreno, che ha senso collegare con un percorso a mobilità lenta la via Fondi con quel che c'è dietro, perché non si propone nella scheda la possibilità di realizzare o il parcheggio o quella roba lì, e in funzione di che cosa? Della possibilità che partano parcheggi da SEM o meno. Sì, io ho capito, però insomma, prevedere solo verde attrezzato lì non la vedo proprio utile, ti dico la verità. Però potenziale c'è lì, eh? Cioè, persone che la potrebbero usare, quelle che ci abitano ci sono. No, per amor di Dio. Perché non, ora io non so se è fattibile, sentiamo la mano del Fabrizio, potremmo mettere la cosa che dice Jacopo, specificando che il dimensionamento del parcheggio è legato a due cose, A, alla partenza o meno delle previsioni accanto, B, a una verifica sulla, diciamo, su quello che induce in termini di traffico su VLN, cioè dare un'indicazione di questo tipo, no? Cioè, l'area può essere adibita o a parcheggio o area attrezzata. In ogni caso, la parte che riguarda il parcheggio andrà dimensionata in funzione di queste due cose: la qualità della vita di quelli che abitano in via Allende e la partenza o meno delle altre previsioni a parcheggio sul piano storico. Che dite? Dunque, la prima è non si può fare. Cioè, noi non possiamo vincolare una previsione di iniziativa privata a. Alla, diciamo, al successo, alla possibilità che questo dipenda da un'altra realizzazione di iniziativa privata, perché sennò vanno senza. Ma la perequazione, però. Questa è la prima cosa. L'altra invece è che secondo me si risolve. No, però scusa, Fabrizio, c'è una cosa che non mi torna, che è questa. Io non condiziono niente, io dico solo che quando loro presenteranno il progetto, no? Io comune potrò indicargli l'area verde piuttosto che il parcheggio in funzione, come dire, di valutazioni che faccio io comune. No, ma infatti arrivava al dunque. Secondo me si risolve molto più facilmente. Invece di mettere 1100 metri di parcheggio, ne mettiamo 600 di parcheggio e 500 di verde. Dopodiché mettiamo una prescrizione in cui si dice la dimensione degli stadi di sosta e le caratteristiche del verde dovranno tenere conto di quello che dici te, capito? Vabbè, per me va bene. Andiamo in questa direzione? Guardiamo la scheda. Ridillo, Fabrizio. Che almeno è bene vedere... TU 4.5. Apro la mia, scusate, così almeno ci fa prima. Io avrei fatto così. Darei un'indicazione appunto che la parte di accesso su via di fondi sia comunque la parte da lasciare a verde, no? In modo tale che è chiaro che il percorso, diciamo, ciclopedonale non può essere un percorso carrabile, no? Invece il parcheggio è quello che si attesta proprio sulla via Allende. Poi metterei, invece che 1100 parcheggio, 600 parcheggio, 500 di verde, e dopodiché nella prescrizione ci mettiamo questa cosa qui, ok? Aspetta, che leggo. Lo sto facendo in estempore. È sbagliato. Sì, lo so, sì, ma prima scrivo. No.
abbia fondi. Lo vedete? Sì, però mi manca un passaggio, Fabrizio. Cioè, non gli si può dire che lui faccia, in ragione di quello che riteniamo al momento dell'attuazione della previsione, la prima misura, la seconda, oppure solo la prima, oppure solo la seconda? Cioè, se noi riconosciamo l'interesse pubblico all'impegno di questo suolo e alla trasformazione fondiaria, ma in questa fase, visto che ci sono nella stessa area delle previsioni simili, non possiamo tenerci le mani libere per dire riconosciamo lo stesso valore al parcheggio più percorso pedonale, al parcheggio più area verde attrezzato, più percorso pedonale se c'entra, oppure al verde attrezzato più percorso pedonale. Capito? Sì, ho capito, ma dopo la perequazione non sta più in sé. Se si sceglie di fare solo il verde attrezzato e non si fa il parcheggio, la perequazione dove sta? Ma allora, la perequazione va ricercata in termini... Uno o l'altra, no, ma qui va definita, no? Sì, posso capire, però... Cioè, posso capire, no, perché sono cose diverse, chiaramente. Io capisco quello che dici, però come l'ha scritto Fabrizio, secondo me va bene, perché alla fine te un parcheggio lo farai, no? Perché comunque è utile un parcheggio lì, no? Cioè, mi pare che su questo siamo tutti d'accordo. Poi l'area verde, diciamo, la progetti più o meno integrata con il parcheggio in funzione del resto, no? Cioè un minimo di parcheggio va bene prevederlo, secondo me. Mentre sull'area verde, come ha scritto Fabrizio, no? Te la progetti in un modo piuttosto che in un altro in funzione di quanti parcheggi hai bisogno. Cioè, così come l'ha scritta lui, l'area verde può essere integrata con il parcheggio andandola ad allargare sostanzialmente. Noi vogliamo un progetto di spazio pubblico misto, dove ci deve stare questa roba che poi si valuterà con calma. Ci deve essere, secondo me, però ben definita la perequazione. Ma è definita, perché sono 600 metri quadrati di parcheggio e 500 metri quadrati di area verde, quindi è definita. Sì. Ma quello è, allora, se parla di... deve realizzare quello. Ecco, volevo dire questo. Dopodiché Fabrizio ti dice, nel realizzare questi 1100 metri quadrati tra parcheggio e area verde, la qualità progettuale, no, e le caratteristiche prestazionali e funzionali, no, dipenderanno da quello che vuoi te come comune in funzione di quello che è successo nelle aree accanto. Questo, no? Quindi ci potrà essere un maggior... Perché anche in un parcheggio ci possono essere il verde, no? Quindi... il gradiente verde lo puoi nel parcheggio e nel verde stesso calibrare a seconda di quello che te ritieni più corretto in funzione delle esigenze pubbliche, no? Mi sembra questo il senso, giusto Fabrizio? Sì. Esatto. Però è chiaro che delle dimensioni gliele devi dare, sia al parcheggio sia all'area verde, anche perché c'è un problema di calcolo degli standard. Giusto. Sì, ma poi non sostanzi, e poi per sostanziare comunque una misura della perequazione, sono comunque 1100 metri quadrati che mi devi dare. Comunque tu li progetti, sono 1100, capito? Certo.
E Alberto, come la vedi? No, sono così come proposta, sono d'accordo. Ah, okay. Sembra molto migliorata la situazione. Va bene, dai, direi che ci siamo. Andiamo. Allora, osservazione 619. Si tratta di impegno di suolo in via Serra a Camaiore, esterno al territorio urbanizzato. Poi è stato precisato che l'accoglimento della stessa richiederebbe variante al piano strutturale e conferenza di copianificazione. Quindi non era del tutto inammissibile. Andiamolo a vedere. Cioè, lo è in questa fase, ma per il futuro potrebbe non esserlo. Andiamolo a vedere bene, così la valutiamo. Qual è l'area, scusa Stefano, ce la fai vedere sulla planimetria qual è? Allora, nell'osservazione non c'è planimetria e l'area dovrebbe essere questa, perché il catastale è foglio 14 in particella 1641. Aspetta, controllo. Ma perché abbiamo scritto che facendo una modifica al piano strutturale è fattibile? Mi torna. È in RB, che sono, è la parte, è il territorio agricolo, sono i nuclei agricoli, dove non è ammessa la nuova edificazione, quindi andrebbe fatta una variante. Ma perché la nuova edificazione non è ammessa per legge, no? Perché siamo nel territorio rurale, quindi com'è possibile con una variante allo strutturale? Cioè, se no vale sempre questo ragionamento, no? Non riesco a capire la differenza fra questa situazione e altre. Ti dava un parcheggio. Cioè, il parcheggio sarebbe fattibile con la copianificazione, ma la parte residenziale no, giusto? La parte residenziale no, perché è in nucleo rurale, sì, confermo. Quindi allora bisogna cambiare... Me la fate vedere su Google, io non ho capito dov'è. Sì, no, ora Riccardo la guardiamo. Non mi torna questa dizione che non abbiamo messo, no, normalmente. L'accoglimento della stessa richiederebbe variante al piano strutturale e la previa verifica di conformità ai principi della legge. Forse perché sembra che ci sia qualche costruzione. Non lo so. Perché vedo che c'è qualche cosa sotto. Ah, ma perché c'è dell'edificato esistente per quello? C'è un edificato, vedo delle copertine. Però è vero che è un edificato, ma sono nuclei rurali. No, va bene, ma la manuola vuol dire se ci fa. Siamo sicuri che c'è dell'edificato lì? A vedere su Google, ora magari è roba anche abusiva, Riccardo, non è detto che... Perché ci vada a piedi su Google, ci vedo della robetta. A forse c'è quello che siano anche pertinenze delle abitazioni limitrofe, perché in effetti la consistenza è piccola. Graziano, ma lì ascolta, lì c'hai un gruppo di casse davanti che è nuove, sono casse nuove. Sul lato sinistro della via ci sono delle casse già datate e risistemate, ma c'è anche delle strutture nuove lì, eh. Cioè, quello lì sarebbe il punto buono per farci il parcheggio. Se lo chiedono, capisco perché non può essere dato quello che chiedono,
non mi torna, però che vi devo dire. No, allora il problema è questo, Graziano: il parcheggio può essere copianificato e su questo non ci piove. Invece la parte residenziale, essendo nel territorio rurale, è vietata per legge, ok? Ora, l'unico aspetto che andrebbe approfondito è che se ci fosse invece un edificio esistente, allora uno potrebbe prevedere un ampliamento dell'edificio esistente, che invece la legge consente, anche un ampliamento, come posso dire, speciale, no? Ulteriore rispetto a quello che concede la norma, a fronte di un parcheggio che va comunque, diciamo, copianificato. Però allora cambierebbe la prospettiva, perché allora non andrebbe detto che è inammissibile, andrebbe, così come l'abbiamo scritto ora, andrebbe detto che in questa fase non è ammissibile, ma che in un'eventuale variante al piano strutturale è possibile, no, prevederlo. Ma questo però se c'è un edificato esistente. Per me lì non c'è nulla. Io... Nel campo non c'è nulla, c'è solo una casa lì vicino e basta. Il parcheggio Graziano invece con la copianificazione è possibile, capito? È la parte residenziale quella. Io vorrei anche dire una cosa, ma in una zona come questa qui, che ci sono le macchine sempre in mezzo alla strada parcheggiate perché non hanno spazio, ma come mai non è stato previsto un paio di facce un parcheggio da quelle parti lì, così giusto per capirlo, non per altro. Allora, magari hai ragione, lì c'è bisogno di un parcheggio. Magari andiamo a vedere sul piano le previsioni della zona. Scusate, però secondo me qui c'è un equivoco di fondo. Tutto questo ragionamento andava fatto prima dell'adozione. Ora qui no, c'è. No, ma va bene, Fabrizio, è chiaro, però possiamo andare a vedere le previsioni urbanistiche. No, ma bisogna fare se possiamo prendere la pianta del PO e vedere tutta la zona, non questo tratto della via, tutta la zona, per vedere le previsioni pubbliche che ci sono in questa zona. Vabbè, c'è un parcheggio lì sopra che ci viene ceduto dall'ST 61, lo ricordate? Oh. Abbiamo accolto l'osservazione, no? Quindi facciamo vedere col cursore dove. No, non è il parcheggio. Viene qui il parcheggio, viene sulla via della seta, dai, ma l'abbiamo ricordato, ne abbiamo discusso. Sì. Scusa, Stefano, lo puoi far vedere col cursore? Ma forse Stefano non lo sa qual è, perché non ha seguito la commissione, quindi non lo può sapere. È l'area grigia sotto il celeste. Esatto. È l'area grigia sotto il celeste, lì Graziano c'è nel parcheggio, ti ricordi? Quest'area sì, qui. Sì, vedo lì, ma non mi rinvengo, detta la Camaiorese, in che punto siamo. Ecco, tutto lì. Ma è alla cava. È alla cava. Davanti alla cava viene, c'è un campo e quel campo lì ci viene... Eccola qua. Ma non ha senso lassù. Serve anche lassù, ma qua giù è un'altra cosa. Ma quello lì è un po', vabbè, comunque va tutto bene, però quello lì è scusate, o commissari, siccome le regole le conoscete anche voi, lui ci realizza questo parcheggio perché è nella sua proprietà, quindi non è che poteva andare a prendere la proprietà di un altro, ok? Vi sto semplicemente dicendo quali sono le previsioni della zona. Ok, in zona è previsto un parcheggio, che è questo qui nell'ambito dell'ST. Zona, Simone, te non sei pratico, per andare a quel parcheggio lì c'è da fare tutta una salita che non serve a niente, in un'altra zona. Da lì arriva dove è il parcheggio, da dove si dice noi arriva al parcheggio, non ci puoi andare. Non è pari, c'è un monte. Scusate. Sto semplicemente dicendo quali sono le previsioni urbanistiche della zona, va bene? Non sto dicendo che non va bene quello che dite, no. Stiamo alle cose che dico. Sto dicendo che nella zona è stato previsto un parcheggio davanti alla cava, ok? Ora voi dite, potrebbe essere utile un parcheggio qui sotto, perché pur essendo, diciamo, il parcheggio della cava vicino,
è disagevole arrivarci per via delle pendenze, per via della situazione dei luoghi. Allora, la cosa che va fatta è segnalare nell'istruttoria dell'osservazione quella cosa che abbiamo fatto in altre occasioni, cioè che nell'ambito di una revisione al piano strutturale la realizzazione di un parcheggio in quel punto è una cosa che noi valutiamo di interesse pubblico, ok? Nel senso che in questa fase non è accoglibile, no? Perché siamo nella variazione, sarebbe una variazione al piano strutturale. Però rivedendo il piano strutturale un parcheggio lì può essere realizzato, quindi volendo si può segnalare, io non ho nessuna difficoltà, cioè sono d'accordo che è interessante prevedere, no, nell'ambito di una variante al piano strutturale un parcheggio lì, ok? Questo volevo dire. Sì, con la precisazione che per non essere variante al piano strutturale, no, deve essere un intervento sul patrimonio esistente, perché altrimenti va variato il piano strutturale perimetrato da quell'area lì come territorio urbanizzato. No, perché... ma io parlo del parcheggio, Fabrizio. Io parlo del parcheggio. Però attenzione, perché questo chiede di fare delle villette per fare parcheggio. No, ma io dico che l'osservazione merita un approfondimento, che poi va capito quello che dici te, no? Cioè, non lo so se lì ci sono le condizioni, perché sicuramente è utile la realizzazione di un parcheggio pubblico in quella zona. Cioè, un interesse pubblico c'è, quindi in una fase diversa può essere approfondita. A quel punto dopo si entra nella cosa che dici te, Fabrizio, no? E poi, come diceva la Manola, mi permetto di dire che effettivamente c'è una differenza fra queste altre situazioni, perché quello che noi abbiamo classificato come territorio rurale, però diciamo non siamo nella campagna aperta, no? C'è comunque una densità abitativa, quindi può anche darsi che in un'eventuale revisione del piano strutturale lì qualche modifica al territorio urbanizzato si possa anche fare, ti torna, cioè non è detto che sia impossibile. Non so se mi avete seguito nel ragionamento. L'ultima cosa, che vuol dire una revisione del piano strutturale? Che intendi? Quella cosa lì non ho capito. Perché vi ricordo che la nuova edificazione residenziale per la nostra legge regionale è ammessa solo dentro il territorio urbanizzato. Quello lì non è territorio urbanizzato, sono nuclei rurali, quindi la nuova edificazione residenziale non è ammessa in qualsiasi modo. Quindi per potergli se l'intervento è, se la previsione di variante è solo fare il parcheggio è fattibile e senza grossi problemi. Se invece deve essere pubblico, cioè si va lì, si espropria e si fa il parcheggio. Se invece però in questo momento noi non lo possiamo fare perché non risponderemo all'osservazione del privato, ma faremo anzi un'azione di abuso della sua richiesta, perché lui non vi chiede espropriatemi l'area per fare il parcheggio, vi chiede un'area edificabile in cambio di un parcheggio, che è cosa ben diversa. Quindi noi, rispondendo all'osservazione, in questo momento non possiamo metterci la presa in un parcheggio, avremmo dovuto mettercela in fase di adozione. Però possiamo poi, invece, successivamente fare una variante di piano operativo che ha esproprio, va bene, mettere il parcheggio. Questa è un'ipotesi. Seconda ipotesi, una variante al piano operativo che con un intervento sul patrimonio esistente, cioè che amplia gli edifici esistenti, ci sarà un parcheggio, e questo è possibile anche in territorio rurale perché non si fa nuova edificazione. Terza ipotesi, serve anche una variante al piano strutturale che individua quella come un'area interna al periodo del territorio urbanizzato e poi attribuisce un'edificabilità in cambio di un parcheggio. Riccardo, per dirla in termini meno tecnici, così ci spieghiamo bene, per dirla in termini meno tecnici, guarda questa immagine, te vedi tre cose in questa immagine, vedi tutto il territorio rurale, che è quel giallino spento, va bene, che è intorno alla cava e intorno all'area di cui parliamo, ok? Poi vedi questo giallo più acceso, che è il territorio urbanizzato di Camaiore, e poi vedi questo grigino che, dopo un lungo lavoro con la regione, abbiamo, diciamo, inquadrato nell'ambito dei nuclei rurali, no? Cioè nuclei che hanno una certa densità abitativa, però dentro il territorio rurale. Ora, il confine fra, lo vedi anche dalle immagini, il territorio, diciamo, dei nuclei rurali e il territorio urbanizzato
in questo caso è un confine discutibile. Noi ci abbiamo ragionato parecchio con la regione per trovare un punto di equilibrio rispetto anche a come la vedevano loro. Vi ricordate, abbiamo raccontato tutta la storia delle frazioni, che alcune ce l'hanno fatte mettere nel territorio urbanizzato, quelle più di valle, e altre no. Però onestamente questo spazio qui, no, questa densità abitativa qui che c'è intorno alla cava, per capirsi, potrebbe anche essere che un domani la regione la valuti diversamente e ci consenta lì di prevedere, diciamo, un territorio urbanizzato. Allora, se è previsto un territorio urbanizzato, dopo si può anche, diciamo così, non soltanto realizzare il parcheggio, che quello lo puoi fare con la copianificazione anche se resta territorio rurale, puoi anche immaginare, diciamo così, delle operazioni di carattere perequativo. Quindi questo è un po' quello che veniva detto, no? Cioè, quando te dici revisione, comunque è frutto sempre di una variante. Sì, di una variante specifica, dove te, diciamo, fai delle nuove previsioni e risottoponi alla regione toscana valutazioni, diciamo, nuove sotto il profilo appunto delle scelte pianificatorie, capito? Nella fase storica in cui abbiamo lavorato noi, questo tipo di territorio con queste caratteristiche, diciamo, la regione lo vedeva inserito nei nuclei rurali, però onestamente, siccome io l'ho seguita da vicino sta cosa, onestamente siamo in una situazione molto a confine, no? Lo vedi anche da te, cioè non è che un conto è la campagna aperta dove c'è qua e là qualche edificio sparso o dei nuclei molto piccoli, no? I nuclei molto piccoli è chiaro che è territorio rurale, ma qui insomma c'è una certa densità edilizia, per cui onestamente poteva anche succedere che ce lo riconoscessero nel territorio urbanizzato. Lì si è cercato un equilibrio con la regione e abbiamo raggiunto questo equilibrio qui, però non è detto che un domani non possa essere un equilibrio diverso, proprio perché lo diceva la Manuela all'inizio, no? Non è una situazione di territorio rurale aperto, chiara ed inequivocabile. Qui si va molto a interpretazione, eh? Mi torna quello che ho detto, Fabrizio? Sì. Quindi indichiamo, Graziano, indichiamo che, diciamo, nelle future scelte di revisione lì è opportuno immaginare un parcheggio, va bene? Va bene, andava già immaginato prima, ma insomma va bene così. Immaginiamolo dopo. Ce ne accorgeremo, di cose nel piano che non abbiamo immaginato, eh. Sfido chiunque ad avere l'immaginazione perfetta. Quello va bene, ma poi te le dico a quattro occhi certe cose, che è meglio. Va bene, dimmela a quattro occhi. Mi veniva in mente una considerazione. Che poi, minaccia, va, quella lì. Solo di carattere politico, no? Sì, diciamo, insomma, istituzionale. Le attuazioni anche delle previsioni che invece abbiamo previsto nel territorio rurale in generale sono tutte subordinate di fatto a interventi pubblici, no? C'è poco da fare, cioè le nuove funzioni di interesse pubblico o con una perequazione spostata le fai, oppure se no con degli investimenti diretti, degli interventi diretti. Siccome appunto su parcheggi abbiamo questa problematica ovunque, perché ce n'è bisogno e c'è bisogno di realizzarli, bisognerebbe capire quanta sensibilità c'è già internamente alla regione nel dire che dal momento che alcune previsioni ritenute compatibili presenti negli strumenti urbanistici investono direttamente il territorio rurale, sia necessario sostenerle con degli investimenti in questo senso anche dalla regione. Questa è una considerazione che non c'è vede nulla all'urbanistica in sé, è proprio una considerazione istituzionale e politica, perché è chiaro che se noi nelle frazioni, come chiunque avrebbe fatto tra l'altro, no, abbiamo previsto, scegliendole in maniera adeguata sia dal punto di vista paesaggistico che di servizio, le localizzazioni a parcheggio, quelle localizzazioni lì ce le dobbiamo realizzare tutte noi, a meno che non ci intervengano per equazione spostata, ma mi sembra di no. Le osservazioni che abbiamo visto noi, e quindi sì, sono previsioni, ma poi per attuarle ci vogliono investimenti tutti interni al comune. Vabbè, questo è un problema che secondo me andrebbe
No, secondo me, io 5 anni che lo faccio presente in tutte le sedi istituzionali Vada e presentato. anche all'ANCI, c'è un vulnus nella legge, no? C'è questa cosa che le previsioni residenziali siano escluse ex lege in tutto il territorio rurale, è una fesseria ideologica, è evidente, no? Perché, come dire, pensa la Toscana come se fosse tutta Viareggio o Firenze, no? È chiaro che a Firenze o a Viareggio non serve più la nuova residenza nel territorio rurale, no? Se ne è fatta anche troppa. Ma a Casoli, no? Come a Vergemoli, io ho fatto finito ora il piano strutturale intercomunale della Lunigiana e inizio ora quello della Garfagnana. Pensare che in tutta la Garfagnana, che è tutta rurale, cioè gli insediamenti effettivamente che possono essere considerati territorio urbanizzato sono quelli di fondovalle e si crea la fesseria per cui nell'80-90% del territorio montano non si riuscirà più a realizzare niente perché, escludendo a priori la residenza, si esclude a priori qualsiasi ipotesi di compensazione e perequazione. Questa è una fesseria della legge. Peraltro, secondo me, è anche illegittima, ma nessuno ha ricorso a livello statale sul fatto che, secondo me, è in contrasto con la 1150 del 42, perché crea ex lege un vincolo di inviolabilità assoluta. Che non è a me ammissibile in forma costituzionale, ma nessuno ha mai sollevato il problema in funzione, diciamo, di questo faro del contrasto al consumo di suolo. Ma è ovvio che è un principio che vale per le grandi città, ma è assolutamente inadeguato per i territori marginali. Cioè, è evidentissimo, no? Perché nel territorio marginale cosa vuoi fare? I supermercati e gli alberghi? Nei territori marginali fai una villetta e un parcheggio, no? Quindi, e noi questo in Toscana non possiamo più farlo. All'altro, secondo me, c'è anche un altro errore, ma anch'io lo feci, io l'ho fatto presente a Ceccarelli, dopo poco che si era insediato. Cioè, non è mica vero anche in certi territori che la residenza è sempre un fatto negativo, dipende dai contesti. A volte può essere molto più negativo un centro commerciale che ti magari è vicino a un centro commerciale naturale come dire, che te lo svuota, no? Cioè, chi l'ha detto che il consumo di suolo residenziale è sempre peggiore rispetto a un consumo di suolo diverso, dipende. E poi Fabrizio, aggiungo anche un'altra cosa, ma la lotta al consumo di suolo la fai col dimensionamento del piano, cioè nel momento in cui te il piano lo dimensioni, e quella è, come dire, lo strumento di controllo del consumo di suolo, e giustamente deve essere dimensionato in funzione, no, di una serie di parametri che sono l'andamento di carattere demografico, eccetera, l'esigenza ovviamente di privilegiare il recupero rispetto al consumo di nuovo suolo, cioè, che poi è quello che si è fatto noi. Ma nel momento in cui te hai il controllo col dimensionamento, quella è la lotta al consumo di suolo, secondo me. Poi puoi prevedere, per l'amor di Dio, che ci sono degli ambiti, no? Come dicevi te, Sì, in cui non ha senso, insomma, ecco. Simone, quello che volevo dire è che va rappresentata sta roba, nel senso che quali sono le risorse con cui si fanno gli interventi necessari e di interesse pubblico nel territorio rurale? Punto di domanda. La risposta è: i comuni non ne hanno abbastanza, perché è la realtà. Quindi. Sì, tradotto, hai fatto una legge che impedisce la perequazione con la residenza nel territorio rurale, allora finanzia le opere pubbliche nel Allora territorio rurale. finanzi, c'è poco da fare. Certamente, certamente. Sono d'accordo. Andiamo avanti, ok? Sì, Allora, io. abbiamo inserito l'indicazione dell'interesse pubblico al parcheggio, va bene? Sì. Alle Allora. 11:40 avrei bisogno di uscire alle 11:40. Sì, ne mancano una, Anch'io, che poi dopo si due, alza. tre e quattro. Se ce la facessimo, più quella da riguardare con Fabrizio. Vediamo dove sei. Allora, 621. Questa proposta riguarda una scheda norme esistente, è molto articolata sia dal punto di vista della richiesta perequativa, cioè scusate, della richiesta di riequilibrio delle previsioni, sia dal punto di vista delle indicazioni sulle migliori, diciamo, sistemazioni pubbliche e private, siccome è stata accolta integralmente nella proposta dell'ufficio, si può andare direttamente sulla scheda
Stefano, perché c'è l'accoglimento integrale, quindi l'accoglimento, diciamo, coincide con la, con l'osservazione, e quindi possiamo andare a vedere direttamente quello. Allora, qui siamo al secco, come ricordate, la previsione, vedete, la previsione prevedeva già in fase di adozione intanto la realizzazione di questo tratto di viabilità in arancione, che è quella che collega l'area commerciale con il centro del secco, no? In chiave anche ciclopedonale. Poi prevedeva, vedete, questa fascia, diciamo, parcheggi a servizio, diciamo, del... sempre del, della zona, e poi sulla destra un'area verde con anche un sistema di parcheggi in fregio alla viabilità. Andiamo a vedere come è stata cambiata la scheda in base all'osservazione. Allora, si danno 50 metri quadrati in più di residenziale. Andiamo avanti. E si leva la realizzazione del raccordo viario, si prevede solo la cessione dell'area per il raccordo viario, mentre si prevede, vedete, la realizzazione e cessione del raccordo ciclopedonale. Ora, non... Fabrizio? Ah, allora, sono indicate le strade. Allora, via Sant'Antonio, via Cimarosa e via Cimarosa, via Canova. Questi sono i due tratti. Quindi andiamo, torniamo un po' sulla previsione. Ora, qui le strade non si vedono bene, non mi vorrei sbagliare. Andiamo sul con Google, almeno si vedono bene. Sì, però se... Nella scheda norma quante abitazioni erano previste? Ora poi controlliamo, Riccardo. Volevo vedere quali sono i due raccordi di cui si parla, bene, perché ne vedo solo uno io in planimetria e quindi c'è qualcosa che mi sfugge. Mi era assentato un attimo, ho dovuto rispondere alla telefonata, che di cosa stiamo parlando? No, allora, il problema è questo, puoi tornare sulla scheda un attimo, Stefano? Che scheda è? È la TR1.5. Sì. Te nella parte perequativa, andiamo a vedere un attimo la parte perequativa? Sì. Fai riferimento a due tratti diversi, uno... via Sant'Antonio, via Cimarosa, cioè da via Sant'Antonio fino all'incrocio con via Cimarosa, e uno da via Canova fino a via Cimarosa. E non riusciamo bene a identificare questi due tratti sulla planimetria, perché se vai sulla planimetria di progetto, di previsione urbanistica, tornaci un attimo, sì. Stefano. Stefano, puoi tornare sulla previsione urbanistica? Ah, sulla previsione? Sì, un attimo, per farlo vedere a Fabrizio. Avevo capito su Google. Vedi Fabrizio che c'è un unico tratto arancione? Sì. Quindi perché ti fai riferimento a due tratti? Cioè probabilmente... No. Dunque, uno è la cessione della strada, vedi? Cessione delle aree di raccordo, di viaggio, completamente via Sant'Antonio fino all'incrocio con via Cimarosa. E questa è una cosa.
Cioè io non ci vedo neanche d'accordo per via Sant'Antonio e via Cimarosa. Dunque, scusate, via Cimarosa è quella, via Sant'Antonio, perché va, e via Cimarosa qual è, scusate? Appunto, io riesco a capirlo. Aspettate che vado su Maps. Ci sto mandando anche Stefano. Che può essere un problema di toponimi, in effetti, scusate. Io ora io lì non mi vorrei sbagliare col nome delle strade, per quello che... No, figurati, anch'io. Allora, via Sant'Antonio è quella che serve il completamento, che porta poi al parcheggio della Cisalfa, per capire. E fino lì è chiaro, e fino lì è chiarissimo. Via Cimarosa non ho la più pallida idea di quale sia. Via Canova è quella di sopra, ma via Canova... Non c'entra nulla, è di quell'altra previsione, in effetti, perché via Canova è quella di sopra, vedete? Sì, via Canova è quella più verso monte. Ok. No, allora c'è una previsione anche su via Canova, se apri un po' la previsione, Stefano, vedi lassù. Sì, ma dove lo vedete scritto via Cimarosa, scusate, o via Canova? Dove lo vedete scritto? Lo vedi? Io sto guardando le misure, allora è un errore nella parte descrittiva. No, nelle misure, Scusate, nelle misure c'è cessione di realizzazione delle aree per il prolungamento di via Sant'Antonio da Padova, collegato ai parcheggi, qui ci siamo. E fino a ci siamo. Una fascia verde, eccetera, eccetera, di ambientazione, posto lunga gradia, e lì ci siamo. Poi realizzazione di interventi, adeguamento, equipaggiamento, per passaggio di via Sant'Antonio da Padova, va bene? Limitatamente agli interventi di mitigazione del percorso circolare di collegamento al centro commerciale naturale. Seconda cosa, progetto. Dov'è Cimarosa? Scusate, non lo vedo. Ma dove lo stai leggendo? Scusa, io non so cosa stai leggendo, Fabrizio, Io non so cosa TR15. Non lo so, leggi qualcosa di diverso da quello che è qui nell'osservazione. Scusa Stefano, ci puoi tornare nella... Scusate. Allora, le schede norma interessate sono due, la TU1.1 e la TR1.5. Io quello che ho letto ora è la TR1.5. E l'altra è la T1.1. Ma noi ora cosa stiamo guardando? Noi stiamo guardando tutte e due o una delle due? Ah, tutte e due. Tutte e due. Sì. Vabbè, la TR15 però è quella che vi ho detto ora e sostanzialmente che gli chiediamo? Che ci ceda la strada di completamento. No, chiedo scusa, no? Però fermati un attimo, Fabrizio. Allora, l'osservazione riguarda le caratteristiche progettuali dei due interventi adiacenti, TU1.1 e TR1.5 e TR1.5. Poi loro scrivono: quali proprietari dei terreni nel TU1.1 rilevano che alcuni parametri delle schede norma potrebbero inficiarne la fattibilità? Allora dobbiamo guardare il TU1.1 come l'abbiamo modificato. Dobbiamo guardare il TU1.1, perché non è che possiamo aver modificato questa schede. Possiamo guardare il TU1.1? Il TU1.1, infatti, gli abbiamo dato un pochino più di in funzione della loro osservazione, abbiamo dato un pochino più di dimensione. Un attimo, ci scusa Fabrizio, un secondo, almeno si vede. Oh, che era quello che stavamo leggendo, quindi stavamo leggendo quello giusto. Quindi possiamo tornare un attimo sull'immagine? Forse, Fabrizio, la realizzazione del... Perché c'è scritto, scusa, torna un po' sulla parte perequativa, Stefano. Sì. C'è scritto realizzazione e cessione del raccordo ciclopedonale di completamento di via Canova fino all'incrocio tra via Cimarosa e via Canova. Torniamo sull'immagine. Via Antonio Canova è quella di sotto, quella per capirsi dove è attaccata, c'è questa previsione dell'I2 gialla, quindi te forse hai a questa. Sì. Ma via Cimarosa dov'è?
Via Cimarosa mi sfugge, appunto, però un attimo che quella Via Cimarosa è proprio, non capisco dove possa essere. Però hai capito, Riccardo, a quale si fa riferimento? Sì, alla T1.1, quella lì, Sì, TU. quella parte gialla che praticamente ti crea un raccordo con la strada che è più avanti. Ah, ma ho capito qual è Via Cimarosa, scusate. Perché Via Cimarosa, fino all'incrocio con Via Cimarosa, perché Via Cimarosa è per far capire come va la. Ve lo posso far vedere su Google, così si capisce Sì, ci meglio. vai te su Google e ce la spieghi meglio, perché... Aspetta. Allora, vedete che Via Cimarosa è questa qui, che finisce proprio dove c'è già un pezzo del parcheggio, vedete col verde, ok? Quindi che cosa noi diciamo? Che in questo pezzo qui deve essere, quindi su Via Canova fino all'incrocio con Via Cimarosa, deve Scusa un essere attimo, fatto. ma via Cimarosa finisce lì, quell'altra dopo è un'altra via, è la via Maggioriana, no? È quella lì allora. Questa non si chiama Via Cimarosa, questo tratto qui? Io, per me è la via Maggiorana, io non so, guardiamo. Via Allora, Maiorana è quella lì, via Maiorana quel pezzo lì, il parcheggio al Va fondo. scritto Via Maggiorana, perché il concetto comunque è questo. Vedete che questo qui è un parcheggio con tutta un'aiuola verde, vedete? Sì. No? Fatta a modino, vedete, c'ha i marciapiedi, eccetera. Gli chiediamo di farlo uguale qui, prolungandolo, capito? In modo tale che diventi tutto uniforme. Ecco, questo era il concetto, capito? E Quindi, che c'è poi il collegamento, e poi c'è il collegamento ciclopedonale tra via esatto. Antonio Canova e via Ettore Mario Iana. Dai. Ecco Ma quindi l'errore è che io non quello avevo base. letto che sì, è via Maiorana. Allora correggiamolo subito, scusate. Ora torno. Non lì, non lì. Aspetta. No, qui, è proprio qui. Vabbè. Sì, ma anche sotto allora. Sì, ma anche lì. Vabbè. Via Canova fino all'incrocio tra via Maiorana e via Canova. Io non capisco questa cosa lì. Vabbè, è Allora, corretto, Riccardo. riflessione Lì, delle aree via per Canova fino a Maiorana che ci viene di raccordo? Non riesco a capire cosa è raccordo io. ci viene che, scusa, torna su Google, Fabrizio. Vedi che la strada è più stretta. Lo vedi questo campo marrone, Riccardo? Sì. Lo vedi che via Vedi che Canova in questo non momento... sfonda via Canova, lo vedi? Sì. Vedi che via Canova non sfonda, capito? O Sì. anche se sfonda è ancora di proprietà privata, capito che ti voglio dire? Quindi noi Questo. diciamo, Vedi, facciamo ecco, eccolo qui. Facciamo il collegamento ciclopedonale e sistemiamo quel parcheggio in allargamento, capito? sì. Forse però Va bene. qui sarebbe meglio realizzazione, eccezione, in Infatti effetti. volevo dire perché non si fa realizzare Sì, sono d'accordo. Se lì? Ma ce siete l'hai ora. messo, fermi, fermi, state facendo confusione. Realizzazione e cessione di quella cosa lì ce l'hai già scritta sotto. Questa cosa sopra, che va vista bene, riguarda via Sant'Antonio, cioè la via sopra, verso mare. Ci possiamo tornare? Ah, ragione, via Sant'Antonio, sì. Però torniamo sulla planimetria della previsione urbanistica. Perché a me ora non mi torna un'altra cosa, però magari mi sbaglio. Torniamo sulla previsione urbanistica, sulla planimetria della previsione urbanistica. Ecco loro su via Sant'Antonio, secondo me, se si parla della TU 1.1, e che Sì, ci qui c'è il fanno? problema che c'è una strisciolina di catastale che per Oh. realizzare il completamento di via Sant'Antonio, Ok. una buona parte ce la deve dare la TRC 1.5, però è per quello che c'è solo cessione, perché qui il problema è che siccome la via Sant'Antonio sta a cavallo con due mappali di proprietà diverse, un mappale che è di proprietà della TR1.5, un mappale che è di proprietà della TU1.1, quindi noi dobbiamo faccele cedere tutte e due, perché realizzarle tutte e due non lo possono fare proprio perché uno esclude l'altro. Non so se mi sono spiegato. Sì, quindi per essere chiari, Commissione, dove passa questo tratto nero
del TU 1.1 accanto all'arancione c'è un pezzettino di arancione, anche se un una strisciolina, cioè come se fosse un metro che serve per fare la strada che quel TR15 ci può dare perché è di proprietà del TR11. Quindi la strada TR... carico del TR1.5 e sì. Però il TU 1.1 ci deve dare questa strisciolina, marciapiedi e il percorso pedonale, l'ulteriore pezzo, la realizzazione, dai, esatto. E ce l'ha fatto presente l'osservante. Scusate un attimo, la TU1.1 praticamente ci darebbe del verde attrezzato e un parcheggio. Ci e dà. Il collegamento sì, ma oltre al collegamento, il verde attrezzato e un parcheggio. Sì, verde attrezzato, parcheggio in allargamento di quello esistente, il 2 rosso. E collegamento ciclopedonale tra via Canotti e via Mario. Mi chiedo una cosa, io invece del verde attrezzato non si può fare tutto parcheggio? Che lì ce n'è bisogno di parcheggi. Oddio, c'è il Cisalfa lì, eh? Lo so, dicevo. Ma Simone, il Cisalfa quando ci il sabato non ci trovi posto. Vabbè, comunque qui, io sono... Qui l'idea, scusa Riccardo, guarda, te la descrivo qui. Quindi qui a questo punto è che qui ci viene il passaggio ciclopedonale. In via Antonio Canova, poi ci viene il parcheggio e il verde come sono qui con lo sfondamento della strada, poi qui ci viene un pezzo di pubblico di raccordo, poi invece via Sant'Antonio, la somma delle due interventi TRTU fa sfondare via Sant'Antonio da Padova fino al parcheggio e qui poi ci viene anche il percorso pedonale in modo tale che anche da via Sant'Antonio da Padova si arrivi al parcheggio della Cisalfa. Poi che succede? Che questi qui del TU edificano qui, cedono qui e qui. Questi sì. Del TR cosa fanno? Non fanno, acquisiscono quest'area, la sistemano a parcheggio, perché ora non lo è, in modo tale, e realizzano la strada di Sant'Antonio, in modo tale che l'accesso, e sistemano ovviamente anche l'intersezione, in modo tale che ampliano anche le aree a parcheggio a servizio del centro commerciale. Ma ci viene un parcheggio allora? Sì. Perché qual è il problema? Ora, è privato, è un parcheggio privato. È un parcheggio pertinenziale del centro commerciale, perché in questo momento... Ah, è del centro commerciale questo. Esatto, verrebbe, perché qual è il problema? Che il centro commerciale in questo momento non ha parcheggi sufficienti per appunto. E allora, come dire, realizza in via definitiva anche questo che ora è un troiaio, è un campo... Però abbiamo previsto... Se ricordo bene, abbiamo previsto il convenzionamento pubblico. All'uso pubblico e soprattutto anche la sistemazione poi dell'attraversamento pedonale, perché qui sapete che poi c'è il McDonald's, ci verrà qui il parcheggio nuovo qui, e quindi qui va fatto un attraversamento. No, volevo dire questa, Riccardo, che ce n'è qui di previsioni a parcheggio parecchie. Perché quell'area verde lì? Perché almeno si crea un elemento, come ti posso dire, anche di qualità, perché se no diventa tutto un, capito, tutto affogato dalle macchine. L'ho capito, però mi sembrava più utile, cioè fatto con dei criteri bellini, fatti con un po' di verde, ma mi sembrava che fosse più utile un parcheggio più grande lì che un'area verde, cioè magari fatto con dei criteri che mitigano, come dici te, l'aspetto, no? Che non io la mia opinione, io un'area verde lì ce la lascerei, perché se no viene un piazzalone di macchine. Ma ho capito, Simone, ma se ci fai delle mitigazioni con del verde, non lo so, siccome del verde lì ce n'è e parcheggi mancano, io ci vedete un parcheggio, però oddio, lì di verde non è che ce ne sia tanto, sì, un po' più un po' sì. Lì no, guarda, non è... ci vedi nulla, ma se tu allarghi, cioè, lì si muove un casino, lì, tutte le volte c'è un problema a trovare il parcheggio. Oh, ascolta, però Riccardo, io ci vado come te, no? Penso tutti a Cisalfa. No, dico nel parcheggio qui, questo qui che è previsto, no? L'allargamento, questo qui proprio un fregio all'Aurelia, a posto c'è sempre. Ora no, quello lì sì, quello lì perché è vero, non ci parcheggiano nemmeno perché è brutto. Cioè sistemato quello lì e voglia di parcheggi, poi più c'è quell'altro. Io ho un'area verde a mitigare un po' tutta questa previsione, ce la metterei, ecco. Sì, no, era... vedi perché ti dico, Simone, che l'area verde per me serve a poco, perché lì ci viene una costruzione, no, qui davanti.
Sì, è un ci vengono secondo... delle villette. Appunto, e che c'è, quindi c'è, mitighi poco, hai capito che ti voglio dire? Lo mitiga già la casa che fa da spartiacque. Vabbè, comunque va bene. Allora, osservazione. Non ho capito però quante ce ne viene di case lì. L'avevo chiesto prima, non mi è stato detto. Quante ce ne viene qui di abitazioni? Andiamo a rivedere. La scheda norma, l'avevo chiesto prima. Sì, sì, è vero Riccardo, l'hai chiesto. 5 unità. 5, insomma, sono tante anche 5 lì. Ma quella era ansia di adozione, no, importante. Io farei più, gli farei fare più il parcheggio. Dicevo, come misure perequative. E poi ci se ne pente un giorno che ci manca. Vabbè, ma quello Riccardo però te ne perdi fino a un certo punto, perché un domani che lo vuoi convertire in un parcheggio è tuo, è del comune, capito? Quello ora è relativo, è che ho costo risistemarlo, ecco, quello sì. Quello sì. Ma per quello dico, lo so. Ma lo so, no. Se volete ridurre un po' il parcheggio. No, se Simone gli garba più così, va bene. Ora facevo una valutazione proprio squisitamente urbanistica, cioè mi sembrerebbe che lì un'area verde, diciamo, serva un po' a dare qualità ad un progetto che prevede anche un percorso ciclopedonale, no? Perché poi il collegamento fra le due strade avviene a livello ciclopedonale. Perché poi dopo c'è tutto il parcheggio della Cisalpa, c'è questo parcheggione sotto quello di cui parla Riccardo, che oggi è tutto bue, no? E terra, e che invece una volta sistemato, insomma, viene un bel parcheggio. Davanti ci avremo tutto il parcheggio fatto nell'operazione di Nedenna, cioè è un'area che di parcheggi ce n'ha. Invece magari mitigarla un po' con un'area verde mi sembrava una cosa fatta bene, ecco, mi piace il disegno urbanistico, come posso dire, ora qua non è che mi ci impicco su questa cosa. No, ma nemmeno io, ma diceva là restringiamolo un po' il verde e allarghiamo un po' il parcheggio. Magari sai che si potrebbe fare, Fabrizio? Potresti allineare la linea gialla dove finisce, lo vedi l'F1 sopra? Potresti allineare il parcheggio lì, se siete d'accordo, gli si dà un po' più di... Siete d'accordo? Io sì. Allora, sentiamo gli altri. È un problema progettuale, comunque. Sì, è un aspetto progettuale, però magari visto che questa è l'aiuola, la F1 che ti hai segnato sopra, no Fabrizio? Di fatto è l'aiuola del parcheggio già esistente, quindi forse sì, può avere un senso. Dopo c'è il rischio che non ti serva a nulla restendo così poco, perché appunto non è che ti vengono degli altri posti macchina, va proprio rivisto un attimo il disegno, perché non è che se l'allarghi un pochino c'è più posti auto, perché le macchine occupano 2,50 m per 5, capito? Magari ti viene meglio il percorso ciclopedonale, però sistemi meglio quello. Sì, diamogli un po' più di spazio, va bene? Siete d'accordo? Allora, bene. Ci sono due osservazioni, la 624 e la 625, che mi pare possano essere viste assieme, perché riguardano sostanzialmente la stessa area, se vedo bene le cose. Sostanzialmente si chiede una previsione di carattere edificatorio, che però non può essere accolta, vuoi perché siamo nel territorio rurale, vuoi perché siamo anche vicino agli acquedotti, all'acquedotto di Frati, cioè al sistema dei pozzi, scusate, di Frati. E quindi c'è anche un problema, che è quello di un vincolo di inedificabilità intorno ai pozzi. E quindi non starei a entrare nel dettaglio, soprattutto della 624, perché c'è proprio un limite invalicabile di questa natura. Se vogliamo far vedere qual è la zona...
però a vedere la zona magari non si capisce la complessità, il fatto che quella è una zona tutta utilizzata per l'acquedotto, perché ci sono, è quella che viene chiamata campo pozzi, ci sono diverse sorgenti, diversi pozzi. Sì, sì, no, e ma credo c'è un limite di edificabilità, cioè questo lo prevede proprio la legge. È anche credo... strano come è stata presentata l'osservazione. Cioè da Google non si vede praticamente. Ho capito, ma volevo capire una cosa, ma che chiedono in definitiva loro? Chiedono una correzione cartografica eliminando la destinazione. Cioè? Loro chiedono, al posto della previsione attuale impianti tecnici per servizi del territorio, loro chiedono una previsione volta a promuovere uno sviluppo. Che vorrebbe dire in termini pratici lo sviluppo? Mi pare, io per quel che leggo da lì, hanno chiesto. È una previsione edificatoria, vedi, residenziale ricettiva. È al punto 3 dell'osservazione. Si chiede, considerate le stesse caratteristiche, che i mappali siano inseriti nel quadro conoscitivo nel morfotipo TR2 e nel quadro progettuale con indicazione di una previsione edificatoria residenziale ricettiva. Questa è la sostanza, no? E la risposta è: ma siamo nel territorio rurale, non capisco. E questo per quello che riguarda. Ci sono questo pozzi per... Ci sono i pozzi, no? Appunto. È scritto più avanti, Riccardo, nell'istruttoria. Prima si dice che è in contrasto con il piano strutturale perché è un'area, diciamo, agricola, è fuori dal territorio urbanizzato. E poi si precisa che ricade anche nella fascia di rispetto dei pozzi. Capito? Che fa? Si chiudono pozzi? Si è detto di no, Riccardo, si è detto di no. Non accolta. Non accolta, no, forse avevo il microfono acceso, scusate. Possiamo andare avanti? Cioè, non si può edificare vicino ai pozzi di frati, insomma, questa è la sostanza. Mi pare, no, che siamo tutti d'accordo. Andiamo avanti, osservazione 627. Qui siamo in via della Gronda, a Lido di Camaiore. Diciamo qui l'ammissibilità vi sarebbe, a giudizio dell'ufficio non c'è un interesse pubblico. La richiesta era la possibilità di realizzare 2/3 abitazioni. Andiamo a vedere. Qual è la zona? Ecco, vedete, questa è via della Gronda. Ora magari andiamoci sì con Google. L'area è quella lì. L'area è quella indicata con il cursore in movimento. L'ultima? Sì. Qual è? Ma l'area è vicina dove è vicina quest'area qui? È dietro la Coalve. È sempre nella stessa zona di prima. È la stessa zona di prima. E dove, che chiedono loro dove? La fai vedere l'area qual è, Stefano? Col cursore. Ma non tutta quella. Ci sono le case lì. Qual è esattamente, Stefano?
È tutta. Ah, ecco, cioè è questa parte qui più, vedete? Loro hanno indicato tutta questa e quindi... No, non tutta, quella bordata di rosso. Sì, questa qui. Sì, non tutta Stefano, la parte dove c'è le case lungo via Gronda, no, giusto. Quella libera, quella senza case. E questa quella qui? Quella... Non tutta. Solo quel rettangolino, Stefano. Solo il rettangolo, no? Solo questo trapezio qui. È questa qui, quella lì. Scontornata dall'edificio. Fammi vedere l'osservazione. Niente, a noi sembra che non ci sia un particolare interesse. Ecco lì, ecco. Allora, non so se abbiamo tempo. Jacopo, te a che ora devi uscire? Dovevo uscire 20 minuti fa. No, beh, quella è lunga. Guardiamo la modina perché quella che è rimasta è un po'... Abbiamo avuto un problema, c'è un problema al lavoro. Fabrizio, sì. Allora, ti spiego, abbiamo saltato un'osservazione che è quella dell'ex alluminio, perché è molto complessa, non riuscivamo bene a leggere la scheda norma come risultante dall'osservazione. Quindi a questo punto resta da vedere, ma credo ce ne siano pochissime, due o tre osservazioni che erano rimaste in sospeso, mi pare, ma sono pochissime. E poi bisogna riprendere quelle osservazioni che abbiamo lasciato nel limbo, per essere chiari. Sì, perché abbiamo come ufficio. Esatto, quindi andrebbe programmata la prossima commissione in modo che ci sia anche Fabrizio, Jacopo? Ci deve essere inviato anche l'ultimo registro delle osservazioni, Ma quale registro delle osservazioni? Le cartografiche, le ultime. Sì, infatti ora stavo per dirvi, quando avete completato il vostro ragionamento vi volevo fare una comunicazione. Sì, no, io volevo dire questo, mi sembra che serva un'altra commissione per concludere il lavoro sulle schede norma, perché tra quelle che abbiamo sospeso e quelle che vanno riviste con Fabrizio, credo una commissione servirà. E poi ora, in funzione di quello che ci dice l'ufficio, Alberto, circa la tempistica di invio del materiale relativo alle ultime osservazioni, all'ultima tipologia di osservazioni, in funzione poi di quello programmiamo le commissioni anche su quest'ultima parte del lavoro, però direi la prossima chiudiamo la commissione, ora la registrazione, scusa sì, va bene sì.